Amici e amiche di Lucca Comics and Games, fan di Lucca Comics and Games, bentrovati alla terza e ultima sessione dell'RPG Night Live di Lucca Comics and Games 2024. Io sono Francesco Lancia e sono molto raffreddato, sono parainfluenzato, quindi visto che ormai Lucca è vicinissimo, la consueta febbre pre-Lucca mi è arrivata a ricordarmi che ho pochissimi giorni per riprendermi, perché poi si parte per Lucca, speriamo insieme a tutti voi che siete all'ascolto. Questo per dire che se oggi mi vedete un poco lucido o addirittura casco giù come una pera, sappiate che è un pochino di febbre, un pochino di influenza, ma proveremo lo stesso ad andare avanti con questa terza imperdibile sessione di D&D. Spero che siate qui dalla prima e che quindi non dobbiamo ripetere tutta la storia. Comunque, magari fra un attimo daremo due o tre note, giusto per mettere a pari coloro che sono arrivate qui solo in questo momento. E a questo punto io, ringraziando Chiara Rocco, che si occupa della regia, cioè preme i tasti e fa apparire le cose su questo schermo, direi di togliere questo mio faccione che occupa il 78% dello schermo e lasciare lo spazio ai miei compagni d'avventura. Prego, Chiara. Eccoci qua, li vedete in tutto il loro splendore. Rocco, Chiara Rocco, Leole. Ciao amici. Io sento uno Ciao. strano. Vi segnalo tecnicamente che sento uno strano rientro. Cioè, la voce rientra nel microfono di qualcuno, non so se sono solo Rocco, io a Chiara Rocco, dice sentirlo. Camilla. Cosa? Sempre lei, è sempre lei. Chiara Vabbè. dice, potrebbe essere il tuo Sempre rientro. Come fa a rientrare con le cuffie? È un'ottima domanda. Sono troppo vicino al microfono? lei. È un'ottima. È No, giusto, è vero, così, è ah. un'ottima domanda. Così è Ok. Provo. E va meglio. Sì. Ora non Va so. meglio. Eri Vabbè, proprio tu. allora no, io. Sono Vabbè. Quindi sempre io. hai un microfono sensibilissimo. Claudio, che bello sfondo, dicono stasera dalla chat. Effettivamente non sei Sì. nella tua solita Sì. location. No, questo innanzitutto mi offende perché la mia solita location è comunque incredibile, quindi per favore non offendete la mia solita location, ma sono a Milano da Simone, cioè della Crop, un mio amico, che mi ha preparato a casa sua questo set che è meglio di ogni cosa voi possiate fare con una videocamera, perché lui è un grande, quindi sì, eccomi qua. Ma sai che sì, cioè, sembra il podcast di True Crime di Claudio Di Biagio. Sembri pronto a Buonasera. narrarci. Stasera, tra Sì. l'altro, se non sbaglio, qualcuno morirà, quindi in realtà dovrebbe essere Claudio proprio la puntata. Sì, credo di sbagliare. Lucarelli. Ok, fatemi tutti un tiro da 20 e chi fa il numero più basso muore. Benissimo, Sto. Ok. Guarda, vado direttamente io. Sto scherzando, sto scherzando ovviamente, però presentiamo al volo i personaggi. L'altra volta avevo fatto presentare voi con una presentazione anche abbastanza lunga. A questo punto, per ottimizzare, perché oggi la carne al fuoco è tanta e dobbiamo arrivare alla fine di questa terza sessione, che poi svilupperà live il 31 ottobre presso l'Auditorium San Francesco alle 19:30. Vi ricordo, non avete trovato la prenotabilità di questa serata perché non è prenotabile. Dovete mettervi in coda e ci sono un tot di posti. Chi riesce a entrare, buon per lui. Chi non riesce a entrare, gliela rifacciamo poi dopo, finita la prima, insomma, la rifacciamo identica in Vai. replica successivamente. Allora, il party che vedete a schermo è formato da Camilla Camioak, detta anche Rimori Maga, una meravigliosa maga elfa, aiutami, sì, elf, no, Tiefling, perdonami, Tiefling, mi è venuto in mente, Tiefling. Cosa hai imparato di Rimori in queste avventure fino a questo momento? C'è qualcosa che hai imparato e che ti ha sorpreso della tua stregona? Sì, che la dipendenza è una malattia e non sempre si riesce a dire no. Questo ho imparato dalla mia maga. Questo perché ricordiamo che nella scorsa Saggio. sessione Rimori si è imbattuta in un gioco delle tre carte e ovviamente ha giocato, però ha anche vinto 150 euro, ricordiamolo, che Soldi. comunque entrano nel Una tuo bancolotta da bottino. 150 soldi. Esattamente. Alla tua sinistra, alla destra per chi guarda, c'è in una appunto location vegetale, direi, perché c'è una pianta alle sue spalle. Claudio Di Biagio, detto Mani in Pasta, un monaco umano con una passione smodata per che cosa, Claudio? Per i dolci, più in particolare per lo zucchero, e purtroppo ne ho trovato un bel po' in questa dimensione strana in cui siamo arrivati. E quindi, quando io
trovo lo zucchero, non riesco più a rispondere delle mie azioni, delle mie mano. Le mie mano diventano, possono essere piuma o zucchero, e la volta scorsa sono state totalmente zuccherate. Sotto di Claudio, o meglio sotto di Mani in Pasta, c'è Mike Sanak Vetotus, è il tuo nome da gioco, un umano chierico della veneranda età, che non diciamo, ma oltre 80 anni, diciamo, è così, tanto, perché poi l'età dopo un po' non si dice. Cosa hai scoperto di Sanak? E ti ricordo, qualora ve lo foste dimenticati, che la scorsa sessione finisce sotto il diluvio. Per te questa pioggia è un po' un problema. Hai preceduto, hai avuto prescienza di ciò che avrei detto. Infatti ciò che ho imparato di lui è che fino ad ora si è rivelato anche fin troppo utile, ed è una cosa in procinto di finire. Perfetto. E, abbiamo alla destra di Sanak, abbiamo Roberta Cichibe, che interpreta un dragonide bardo di nome Teo, un personaggio che usa l'ingegno, usa l'astuzia, ma molto avventuroso. Cosa hai scoperto tu di Teo, Roberta? Teo era un anno che non viaggiava con i suoi compagni e ha riscoperto quanto ci tiene a loro, e c'è un lato di lui molto protettivo che sono contenta che sia uscito fuori in queste live. Speriamo che i compagni non si facciano troppo male, e in quel caso lo farò intervenire prontamente. E Dulcis in fondo abbiamo la scheggia impazzita del party, cioè l'Arlecchino dei Forgotten Realms, Sbrombo, interpretato da Barbascura, un ognomo ladro completamente ingestibile, pazzo come un cavallo. Che cosa hai scoperto di Sbrombo, Barbascura? Non lo so nemmeno io dove andrà a parare, quindi gli lascio totale libertà sulla mia vita e sul gioco. Assoluta autonomia. Piccolo riassunto delle puntate precedenti. Sono partiti dalle loro case, le loro abitazioni, in realtà un piccolo paese nei Forgotten Realms, dove andavano a celebrare una grande impresa insieme alla loro amica Anna Falcone. Anna Falcone però la trovano stesa, la trovano senza praticamente vita, e trovano con lei una lettera in particolare per tutti, ma in particolare per Rimori, in cui in Infernale c'è scritto che qualcuno ha oltrepassato il portale che unisce i Forgotten Realms con il suo mondo, un mondo chiamato Terra, dal quale lei proviene. E questo qualcuno è qualcuno di molto potente. Così voi, anche per salvare Anna, ve ne andate, attraversate questo portale, passando oltre il saggio faggio, e arrivate in una città che ormai lo possiamo dire senza timore di essere smentiti, essere Lucca, proprio durante Lucca Comics and Games. A questo party si unisce un elfling, abitante appunto del paese da cui provenite, che è il dottore, il personaggio del dottore, che convincete a venire con voi. Arrivate a Lucca, superate le guardie, e a Lucca scoppia una rissa, Mani in Pasta fa scoppiare una rissa, e incontrate un altro mondo, un altro personaggio proveniente dai Forgotten Realms, che però ci ha lasciato le penne, che vi dice che Vecna vuole distruggere le regole. Incuriositi e anche un po' spaventati da questa affermazione, cominciate a girare per la città, vi imbattete all'interno di una mostra legata proprio a Dungeons and Dragons, che è il mondo che Anna vi ha detto vedere le vostre origini, insomma, da cui provenite voi. Entrate in questa, arrivate a questa mostra, e il posto dove si svolge la mostra sembra inaccessibile. Tuttavia, voi riuscite a entrare grazie a fondamentalmente Mani in Pasta, che sfonda tutto dopo una dose eccessiva di zucchero. Sbrombo invece era entrato saggiamente dalla finestra, ma è tutto inutile, perché entrate in questa chiesa, che è questa qui, esattamente la chiesa di, mi pare, Santa Maria delle Grazie, correggimi Chiara se sbaglio, e trovate appunto la mostra allestita, ma anche tutto distrutto. Trovate dei quadri e improvvisamente scoprite anche lì che la vostra magia funziona e non funziona all'interno di questa chiesa. A volte sembra amplificata, a volte sembra sparire. In più, una cosa che vi che avete scoperto durante la scorsa sessione è che ogni volta che pronunciate la parola Vecna, il tempo peggiora, fino ad arrivare a un acquazzone che adesso non vi coinvolge perché siete in chiesa, ma che è sopra le vostre teste. All'improvviso, da uno dei quadri, in particolare questo che stiamo vedendo, spunta un drago si anima e prova a sconfiggervi. Ve la vedete bruttissima, perché avete la brillante idea, soprattutto Sbrombo, di combattere un drago rosso, giovane adulto, e quando le cose si mettono male, Sanak ha un'ottima intuizione,
distrugge con un'arma magica il quadro da cui il drago proveniva. Non sarà contento l'autore, non sarà contento chi ha allestito la mostra. Fatto sta che voi vi salvate il popò, siete ancora vivi, distruggete il drago e la serata si chiuse, la sessione scorsa si chiuse con voi che trovate questa immagine, cioè questo foglio strappato, quella che sembra la scheda di un personaggio che si chiama Vecna. E quindi io ripartirei esattamente da lì, con tutti voi a fare tipo huddle, tipo ok, piegati a guardare in avanti questo foglio. Da lì cominciamo, penso che il riassunto sia completo, se ho dimenticato qualcosa ditemelo. No, 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 perfetto. Tutto chiaro. Altrimenti proseguiamo da qui, siete tutti attorno a questo foglio. Che cosa fate? Io la prima cosa che faccio, ovviamente ancora in botta da zucchero, chiedo agli altri, volete che strappi in mille pezzi anche questo? No, stai buono, due secondi. No. Okay. No. Marin, tu sei ancora veramente, sei ancora tutto fatto da quella. Sì, sono tutto fattissimo da zucchero. Ecco. Sì. Però, sì, sì. Però lo puoi mangiare. Beh, per quanto tutto ciò che abbiamo su Vecna, che vi ricordo essere il nome che ci era stato detto dal poverino che ci ha lasciato le penne per darci quell'indizio. Io faccio un tiro, cioè Sanak, io in meta, non lo so, il mio protagonista però fa un tiro su intelligenza, lo chiede quantomeno per cercare di ricordare se ha visto in giro tutti quegli eccentrici costumi qualcuno di simile a Vecna. Ora che abbiamo ottima una idea, fai pure un disegno. Fammi pure un tiro di intelligenza. Allora, in totale con il bonus ho fatto 14. Ok, hai la netta sensazione che un cristone come quello, anche in proporzione al cavaliere che c'ha davanti, l'avresti probabilmente visto. E tu l'unica cosa più grande di un essere umano che hai visto è stato una specie di cosa metallica gigante fatta tutta a cubi che si muoveva in maniera piuttosto goffa, che aveva la forma di un uomo, ma sembrava anche una di quelle cose metalliche che hai visto scorazzare nella strada. Però ti sembrava anche abbastanza innocuo perché era goffo e non si muoveva bene. Cristone. Mm-hmm. Ma io a questo punto, se siete d'accordo, inizierei a guardare anche in un'altra chiesa, perché le informazioni che abbiamo al momento, che ancora non siamo riusciti a capire, sono dove vengono tenuti gli altri, questi altri che vengono controllati. Se non sbaglio, questi che abbiamo visto scappare fuori non erano controllati, mi sono sembrati solo molto stupidi che non hanno capito il problema quando hanno visto il drago. Poi non so se serve andare fuori ad analizzare, però non mi sembrano persone controllate quelle fuori, quindi forse c'è un'altra chiesa dove ci sono altri prigionieri. Ma sono tante. Sono parecchie, oddio, però ce ne sono alcune più importanti. Master, se non ricordo certo. Male, Teo si è fatto un po' un'idea di quali sono le chiese più importanti, e proprio le dico adesso in meta in game, sono chiesa di San Francesco e una chiesa sconsacrata. Queste sono quelle assolutamente, che... Assolutamente sì, vi ricordo che nella sessione precedente Sanak aveva chiesto a due baldi giovani toscani che lo prendevano in giro e gli avevano elencato un po' di chiese, quindi probabilmente erano partiti da quelle più famose a quelle meno famose, e quindi sì, questi nomi li avevi sentiti, Teo. Quindi io direi dirigiamoci il prima possibile lì, anche perché insomma credo che la confusione potrebbe aiutarci anche a mischiarci, insomma non dare troppo nell'occhio, anche nel caso in cui mani in pasta dovesse trovare altro zucchero, mi sembra che qui comunque non, nessuno si sorprenderebbe. Ma c'è confusione fuori dalla chiesa ancora, Master? Oppure sentite molti rumori. Considerate che il duello, diciamo, col drago, che fuori non hanno visto se non questo drago spuntare dal rosone, è finito da neanche un minuto. Quindi non hanno ancora neanche trovato la porta aperta sul retro, perché vi ricordo che voi siete entrati dalla porta sul retro sfondandola, mentre la porta davanti è ancora chiusa, è blindata, e cercano continuamente di aprirla. No, dobbiamo andare via da qui e non dobbiamo
non dobbiamo dare troppo nell'occhio anche. Esatto, ancora. Io, ragazzi, se permettete, prima di uscire, raccogliere il pugnale che ho lanciato al drago, perché immagino che sia ancora lì a terra. Ma certo, mi avvicino, ma certo, e lo raccolgo, okay, perché potrebbe servirmi. Sì. Perfetto, tu raccogli il pugnale che è macchiato di tempera rossa, perché vi ricordo che il drago si è liquefatto in una tempera rossa, però il pugnale funziona perfettamente, è solo macchiato di tempera rossa viva, insomma. Ma Sbrombo ne ha vinte di risse con quel pugnale, quindi fa bene a riprenderlo, che poi ce ne saranno altre di risse nei locali. Io vi devo ho vinto vi anche devo la chiedere... rissa con un drago adesso, tecnicamente. Ma vedo di raccontarlo. Attenzione. A tutti. Ad Anna Umile anche. Io vi devo chiedere che cosa ne fate del pezzettino di pagina che avete trovato. Lo teniamo? Sì. Certamente. Sana, tiene? Puoi tenerlo... Ovviamente Sanak, anche perché ha un certo istinto, lo ha già preso in mano da solo. Oppure a Sbrombo, nel senso uno dei due. Sì, No, Sbrombo è consapevole dei propri limiti e del fatto che non si fida nemmeno di se stesso, quindi alza le mani e dice non lo voglio, grazie. È tutto vostro. Ok, Sanak, quindi lo prende Sanak. Ok. Sì. Perfetto. Io metto il cappuccio, guardo Teo e le chiedo se sappiamo, cioè, qual è la prossima chiesa. Cioè, quale chiesa ci manda la giusta vibe? La giusta vibe, giusto, il termine tecnico giusto, è decisamente la chiesa di San Francesco, la più importante che Teo si ricorda degli suoi ultimi viaggi, e fortuna vuole che io e Sanak la volta scorsa abbiamo aperto in realtà una porta lontana da sguardi indiscreti, quindi potremo anche uscire alla chitichella, come si dice dalle mie parti. Ottimo. Mi sembra un ottimo piano. Io mi dirigerei lì. Comunque mi metto il cappuccio per uscire in maniera così, demure. Assolutamente. Okay. Molto mindful. Ok, mindful, effettivamente. Quindi vi incamminate sulla porta sul retro, se non ho capito male. Non prima sì? di fare una domanda e un check. La domanda di cui temo la risposta è: piove ancora? Sì, piove di brutto. No. È proprio un diluvione. Proprio un diluvione. Ma noi sappiamo questa roba di, cioè questo punto di Sanak, oppure sono incoglionito io, oppure non. Beh, voi l'unica cosa, allora, voi vi conoscete da tanto tempo, esatto, e sapete che Sanak tiene molto alla pulizia della sua tunica, quindi la pioggia vi spiega perché lui è un po' preoccupato, ecco. Esatto. Essendo una mostra, comunque la preparazione è una mostra, c'era un lavoro dentro questa chiesa. Mi domando, Sanak si domanda e dà un'occhiata in giro, c'è qualche strumento che possa sembrare utile a evitare il più tremendo acquazzone sul mio prezioso abito? Tipo un ombrello? Allora, che però non so quanto bisogna riconoscere come tale. No, un ombrello non c'è, però c'è una parte della mostra che è coperta da un enorme telone, che è appoggiato, diciamo, come a coprire delle cose che stanno lì di magazzino, allora, che non sono particolarmente necessarie. Non stavolta, quantomeno, per cleptomania latente, quello che Sanak fa è, con totale nonchalance e consapevolezza che i suoi sanno esattamente cosa sta succedendo, perché prende quel telone e in maniera non proprio elegante, goffa, quanto più sicuro possibile di esagerare la percentuale di corpo coperta, lo usa per vestirsi in double fass. Bravo, Sanak. Perfetto. La profilassi è importante. Esatto, vedete Sanak che si fodera con questo telo e quindi siete pronti per uscire, direi. Fuori. Esatto. Mentre quando io uscite, scusami, dimmi Claudio. No, io, uscire, io in realtà vorrei avvicinarmi a Sanak e vorrei chiedergli: ma senti qualcosa tenendo in mano quel foglio? Cioè, comunque io, memore dell'esperienza che abbiamo avuto col drago, gli chiedo se riveli, cioè se in qualche modo il foglio riveli una forza magica, un'attrazione magica. È un sacco di tempo che non sento più un cazzo. questa è la risposta. Bello. Questa è esattamente la risposta. Non che volevo niente di meno, niente di più. Perfetto. uscite dalla chiesa. Prima di uscire vi accorgete che sulla destra della porta, non l'avevate visto entrando, ma lo vedete uscendo, c'è di fatto un manifesto
Puoi farlo vedere, Chiara, il volantino, quello un po' strappato, che ti ho mandato oggi per mail, non so se ce l'hai pronto. Questo qua. Perfetto. Che riporta la scritta Lucca Comics and Games Dungeons and Dragons 50, Gateway to Adventure, 50 Years of D&D Art, la mostra, sabato 26 ottobre alle ore 17, cioè dopodomani, ma questo in metagioco, c'è la evidentemente l'inaugurazione alle ore 17, e questo volantino è strappato. Non so se questo vi può dare qualche informazione, insomma. Lo vedete appeso, un po' strappato, ma appeso nella chiesa dove siete. Ma noi non siamo però... Noi sì. Siamo nella chiesa della Santissima Annunziata, no? Sì, sì, della sì. Mostra, sì, sì. Siete nella chiesa dove sta evidentemente questa mostra. Però c'è anche questo volantino appeso fuori. Cioè appeso dentro, scusate. La lettera che ci ha dato Anna Falcone, che parlava di questa mostra di D&D, a quanto pare in questo mondo è talmente importante che ne fanno una mostra, la celebrano, la festeggiano come se fosse una delle divinità. E quello che è successo al quadro è un effetto collaterale, non dovrebbe succedere, perché non penso che loro festeggino il fatto che un drago li possa uccidere. Oppure, non lo so, non, cioè... Non c'è... Cioè, in questo mondo non ci sono draghi? Ci sono solo immagini di draghi? Questo sì, esatto, ci sono solo immagini fittizie di draghi, come se non esistessero, ma perché effettivamente per loro sarebbe un trauma se scoprissero che queste cose esistono davvero. E quindi... Quindi nella mostra ci siamo anche noi, dovrebbe esserci miei, cioè c'è la nostra storia. Oh! Se parla di noi, cioè se noi siamo in un gioco... Cosa a cui credo ovviamente, ma se questi pazzi hanno fatto una mostra su un gioco e ci hanno detto che noi facciamo parte di quel gioco, evidentemente ci saremo anche noi. Ma l'impasta ha perfettamente ragione. Nonostante questo la nostra priorità sia la chiesa, noi dobbiamo trovare le nostre immagini qui dentro. Io devo vedere come mi hanno dipinto. No. Assolutamente. Sei d'accordo? Quindi... Beh. Quindi mi prendo la giornata per cercare il mio quadro, Master. Ecco quello che faccio. Fantastico. Perché no? Perché no? In realtà non la giornata, ma... No, in realtà non la giornata, ma insomma il fatto di rientrare in chiesa e dare un'occhiata più attenta ai quadri che c'erano ha perfettamente senso. Diciamo, ci mettete un quarto d'ora, ma un quarto d'ora, 20 minuti, a girarvi la mostra anche dividendovi i territori, ma non vi sembra di vedere le vostre immagini. Riconoscete delle meravigliose illustrazioni, qualcosa che probabilmente vi ricorda i vostri spazi, i vostri luoghi dove abitate, ma di voi, proprio di voi, non c'è nessuna immagine. No, io guardo gli altri e cioè, chiedo, forse loro stanno celebrando dei giocatori emergenti, è per quello che noi ci siamo. Le storie più piccole, le storie minori, le storie poco... Sì, esatto, esatto. Ah, sì. Ok, vabbè, allora sì, ci sta. Sì. Ok. Ci sta, sì. Evidentemente non hanno... Come? Dico, anche per calmarti, perché immagino la cosa non ti sia piaciuta. Che non è proprio esatto, la cosa mostra. Migliore. Sì, 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 sì. Diciamo che il suo orgoglio è ferito, però non lo vuole mostrare, quindi accarezzando il suo strumento, il liuto, dice: beh, questa città non ha ancora sentito le storie del nostro gruppo, gli sbrombi, sì. E quindi evidentemente non hanno ancora disegnato le nostre avventure, ma più presto possibile, alla prima locanda, inventerò la prima grande storia su cui poi faranno i nostri dipinti qui. Indegni. E sono un po' offeso, poco però. Teo, sei esagerata, non ci incula nessuno nel nostro mondo, ci devono inculare qua dall'altra parte. Mi sembra esagerata. No, nel nostro mondo io canto le storie di noi. Non gli hanno offerto manco i dolci a manipasta, no, tutto sfasciato, no, pare che sia uno famoso, ma ti pare. Gli Sbrombi and Sbronzis, non mi ricordo adesso come si chiamano, ci mi facciamo chiamare perché ce li inventiamo sempre. Beh, ragazzi, secondo me dobbiamo veramente correre alla prossima chiesa, adesso che ci siamo divertiti, abbiamo controllato, la nostra adrenalina è scesa, ci siamo tranquillizzati, che divertimento. Dobbiamo andare alla missione. Perfetto. prendete per buona l'ipotesi di Rimori, immagino, uscite dalla chiesa, e quello che vi colpisce è che ovviamente la gente si è un po' ripopolata anche se piove, e tu, Sanak, sei super coperto. Poi assolutamente. Vedete una roba assurda. Vedete 5 persone vestite come voi, ma un po' peggio.
Ma sì, ovvio. Cioè, che vi somigliano nei vostri abiti di brutto, ma sembrano non proprio fedelissimi, sembrano un po' rifatti in casa, ma sono identici a voi. Oh, raga, chi so io questi? Io mi avvicino al mio clone e gli imbruttisco con la faccia di fronte alla faccia. Ok, lui ti fa, no vabbè, ma tu lo fai benissimo, cacchio, ma spiegami come fai a farlo così, ma sei un attore. Io gli dico così e lo prendo per il collo e lo alzo. Oh! Lui sorride e fa, no vabbè, ho capito, sei forte, dai, lasciami giù. No, fantastico, vabbè, immagino che veniate stasera. Dove? Ma come dove, scusate? Ma siete vestiti da loro e non venite? No, giovane amico, è che probabilmente non abbiamo capito bene il posto, è pieno di nomi difficili e ogni anno è difficile da ricordare. Ricordaci dov'è che era stasera? E lui fa, no vabbè, ma sei troppo in character. Cioè Teo avrebbe proprio detto questa cosa qui, è pazzesca. No ragazzi, ma ragazzi, guardate che ci dobbiamo mettere in coda verso le 7, perché se no non riusciamo a entrare. Io ve lo dico, noi alle 7 stiamo in coda, che alle 7:30 si comincia a giocare e noi siamo tutti lì. Cioè dai, non potete venire. Vabbè, voi siete più fighi di noi, siete vestiti meglio di noi, però secondo me vedrai che saranno contenti di vedere i loro cosplay. Mentre gli sto firmando il braccio, chiedo di nuovo dov'è. Mentre gli sto firmando in automatico. Sì, sì. Al primo complimento sto già facendo l'autografo completo, tipo al mio carissimo giovane ingenuo amico. Bisogna immaginare Sanak. Io sono proprio immaginare Sanak praticamente come un vermino gonfiato, bagnato, chiuso a malapena, si vede uno sguardo, ma proprio bisogna stare con lo zoom. E a voce alta fa una domanda, ad alta voce, anche perché non lo vede il ragazzo, non vede lo scambio, altrimenti avrebbe fermato mano in pasta, sta lì tutto chiuso sotto la pioggia, un diluvio, e chiede, chi è Teo? Ma come, in che senso senti uno che fa... Teo sono io, ed è un ragazzetto un po' più basso del vero Teo, e fa Teo sono io, eccomi, e fa un po', in maniera un po' patetica, prova a fare il verso del drago, ma evidentemente non ci riesce. Allora, ok, questo è razzista. Un quadro agisco incredibile. È proprio culturale questo. Quando Sbrombo dice questa cosa, lo Sbrombo finto dice no vabbè, ma tu fai anche la voce di Barba Scura, ma come fai a farla? Ma sei un genio! Di Barba chi? Oh, meniamolo questo, è scemo! No, vabbè ragazzi, noi dobbiamo andare perché andiamo all'inaugurazione del dungeon dedicato a Gary Gygax, perché ovviamente tutti i fan di D&D adesso vanno lì, però raga, alle 7:30 ci vediamo all'Auditorium San Francesco per la partita, non fate che mancate, vedrai che saranno contenti, Mike, Cammy Hawk, Claudio, saranno contenti se vedono tutti i loro cosplay. No, ma io quando sento questi nomi... Io quando sento questi nomi comincio a pensare che le persone controllate da Vecna siano loro, perché per me stanno dicendo cose folli, delle parole strane, cosplay, non ho mai sentito queste cose e comincio a insospettirvi, dico vedrai che noi stiamo cercando questi controllati da Vecna e magari sono loro. Forse i nomi che hanno detto sono quelli controllati da Vecna. Dato che non mi fido, posso rubargli delle cose dalle tasche? Ah, se vuoi sì. Sì, la correlazione è incredibile. Esatto. Fammi un tiro. Non fa una piega. Fammi un tiro su rapidità di mano. Fammi un tiro su rapidità di mano. Fammi un 13. Tiro su correlazione. 13 totale o 13 più? No, 13 e basta. Aspetta, non fammi vedere. Quanto hai di furtività di mano? Te lo dico io. Più 5. 13 più 5 è 18. 18. Ui. Ok. Chi punti dei 5 cosplay? Ovviamente quello che mi somiglia. Chi è sto qua? Perfetto. Voglio sapere tutto. In un secondo gli giri appresso, lo rintontisci un po' di parole e quando esci ti ritrovi in tasca, addosso, un braccialetto colorato. Un altro però è proprio triste, è proprio di carta, cioè un braccialetto di carta di un colore tipo giallo. E poi una statuina
piccola così, all'interno di una scatola di plastica, con la testa molto grossa. Deve essere di una strana creatura che vive in questo mondo, ragazzi. Di che, cosa somiglia questa statuina? In realtà somiglia vagamente al tizio che hai visto passare nella sfilata tutto vestito di nero quando siete entrati a Lucca. Però sembra più infantile, sembra più bebè, sembra più bambino. Deve essere una creatura strana, che brutto. Sì. Probabilmente possiamo evocarlo, orrendo. Possiamo animarlo. Chi mai vorrebbe una cosa del genere? Esatto. Mettiamolo da parte, potrebbe risultarci utile. Non sappiamo. È comunque vero. Loro vi fanno... fiero di averlo rubato. Comunque loro vi fanno: vabbè raga, noi andiamo a vedere l'inaugurazione, se non venite ci vediamo poi lì stasera alla serata all'Auditorium San Francesco alle 7:30, mettetevi in coda prima raga, se no non si entra, e cominciano ad andarsene da voi. Ciao giovani fan. No, seguiamoli. Io li odio, li detesto. No. Sono le creature più detestabili che abbiamo incontrato da anni, siamo d'accordo, no? Sono d'accordo, è molto strano. Esatto, abbiamo incontrato veramente gli orchi più stronzi, ma cioè loro tanto così da essere veramente buttati a terra, lo dico. Una cosa per cronaca, di scappare da loro, tuttavia sono molto strani, c'è qualcosa che non va in questo. Andiamo a vedere se ce ne sono altri che ci somigliano e cosa vogliono. Ha detto che ci saranno un sacco di persone lì. È possibile ci siano altre persone che siano vestiti come noi? Perché? Sì, ho come l'impressione che qualcuno debba interpretarci in un qualche tipo di rappresentazione, ma questa cosa mi spaventa perché se c'è Vecna dietro questa storia va fermato, perché è sicuramente un... no. Io lui dice tre volte. Quando lui dice Vecna, sbram, si sente un fulminone terribile. Però ormai dico Vecna, faccio così direttamente. Però ormai sta piovendo talmente tanto che peggio di così la vedo difficile che possa andare. Perfetto. No, nel senso, quello che stavo dicendo, però, che per chiudere, è che ho come l'impressione che questo è ancora lo zucchero che mi fa essere intelligente. Io sfrutto gli ultimi minuti e poi torno a essere manifatta che mena solo. È come. Ho l'impressione che sia una sorta di rituale, cioè Vecna vuole attirarci, vuole sfruttare le nostre figure per un rituale, probabilmente per avere il potere totale su questa dimensione e forse anche sulla nostra, no? Quindi in questo caso, brillante. Se c'è qualcuno che ci sta interpretando come se fosse un'opera teatrale, c'è un originale, ci sono gli attori e basterà ucciderli? Forse dobbiamo impedire. Dobbiamo impedire che mettano in scena questa cosa in modo che Vecna non possa controllarli. Se non vorranno collaborare, potremmo ucciderli e poi andarcene. Cioè, se sono tutti quanti fan di questa opera teatrale, ma ci sono delle persone che hanno deciso di interpretarci, allora innanzitutto non è così che fa un drago. E sono calmi e tranquilli, ma fino a una certa, perché io non le accetto queste cose. Comunque il mio popolo è una stirpe rispettosa, ben educata, e poi ne parliamo. Ma se ci sono gli interpreti principali di questa situazione, avranno due scelte: o verranno con noi o collaboreranno, oppure li faremo fuori. Tanto basterà tirare un pugno a un quadro, se ho capito bene. Muoiono così in questo mondo, no? Abbiamo il foglio. No. Troveremo un quadro e picchieremo quel quadro. No. La nostra missione è diventata picchiare quadri. Finora ha funzionato. Però come vedete, mi è venuto un dubbio. Noi abbiamo già abbandonato la chiesa, vero? Sì, sì, siamo in strada. Perché noi non abbiamo controllato se per caso nella mostra ci fosse anche un quadro di Vecna da tenerci. Perché se tanto mi dà tanto, se mai avessimo dovuto imbatterci in Vecna, potevamo fare come col drago. Invece noi ci siamo preoccupati di cercare delle nostre immagini per vedere se eravamo in questo mondo. Vi posso dire questo, che a un certo punto, se vi ricordate, avete fatto un attento giro della chiesa per cercare le vostre immagini e probabilmente un quadro di Vecna l'avreste visto, a meno che non è nascosto, non è infilato da qualche parte, ma probabilmente l'avreste visto, insomma. L'avete vista l'immagine di Vecna, quindi l'avreste riconosciuto. Ci sono probabilmente diversi modi di arrivare qui. Noi abbiamo utilizzato l'albero, il drago, il quadro. Gli altri non saprei. Chissà Vecna.
Già. Però noi siamo veri. Che il drago sia effettivamente arrivato qui. Il drago potrebbe essere stato creato qui. Vero. Se è uscito dal quadro, non somiglia a nessuno dei draghi che ho conosciuto nel nostro mondo. È diventato tempera. Tu hai mai visto un drago che diventa tempera? No. No, questa deve essere una magia che non esiste nel nostro mondo. Lo credo. Ha senso. Nel frattempo la pioggia si è fatta sempre più battente e a giudicare dal sole capite che si sta facendo sera. Non sapete dire l'ora, ma insomma mi sembra di capire che il sole funzioni un po' come nel vostro mondo e quindi sta un po' scendendo il sole, si sta facendo sera. Quindi 19:30 possiamo interpretarlo come sera? È possibile? Beh, probabilmente sì, volendo potete chiedere a qualcuno se preferite, però sì, quelli hanno detto 19:30. Ma ho una domanda, quindi hanno vogliamo detto andare sera, certo, all'altra chiesa sera, sì, o al luogo di quest'opera? No, lo stesso. Io direi... Hanno detto San Francesco, oh, loro. Sì. Ah, ok. Allora posso. Sì, alla fine... No, attenzione. Hanno detto ci vediamo dopo all'Auditorium San Francesco per la partita, ma il Gary Gygax, il Dungeon è a San Paolino, Baluardo San Paolino, l'hanno detto chiaramente. Mm. Aspetta, quindi ci sono due San Francesco? No. Cioè, sono Baluardo, due eventi, Baluardo San Paolino, Baluardo San Paolino è dove c'è il Dungeon Gary Gygax che inaugurano quest'anno. Okay. E loro stavano andando lì. Poi c'è l'Auditorium San Francesco al quale andranno alle 19:30 più tardi, dove si terrà la partita. Ma allora noi andiamo all'auditorium direttamente, perché è lì che dobbiamo andare, volevamo andarci anche prima che ce lo dicessero loro. Io non andrei in questo, non so il nome di questo, che è uno Paolino. Paolino, chi non è? So assolutamente di cosa, non ho veramente nessuna conoscenza. Sbrombo, tu sai chi è Paolino? Non ne ho idea. Ok, me lo aspettavo. Quindi io andrei direttamente all'auditorium San Francesco, non lo so. Sì, assolutamente. Bene. Perfetto. Per cronaca, giusto? Mentre andiamo verso l'auditorium, io cercherò un luogo ideale nel caso in cui fare un bivacco, accendere un fuoco e in qualche modo accapparci per la notte nel caso in cui tutto vada male. Inizio a guardarmi intorno. Tutto a dire, vada male. Posso... Anche se per me può essere che è andato tutto tutti, storto. Però pisolino. Camminate sotto la pioggia per le strade di Lucca, per fortuna ci sono dei cartelli, c'è una segnaletica che vi guida, quindi seguite le indicazioni per Auditorium San Francesco. A un certo punto trovate il cartello Baluardo San Paolino da una parte e vedete che c'è una lunga coda di persone che comincia dal cartello e arriva fino al Baluardo San Paolino, e tra questa coda vedete anche le 5 persone vestite come voi che sono in coda per entrare in questo evento. Ma voi immagino proseguiate all'Auditorium San Francesco. All'Auditorium San Francesco. Cioè, in che senso, noi? Scusami? No, vedete solo quei 5. La fila è molto lunga, li riconoscete quei 5, soprattutto perché appunto c'è questo Teo Tarchiatello che è abbastanza goffo da vedere. E, arrivate in breve tempo all'Auditorium San Francesco e siete di fronte a questo posto dal quale escono dei rumori. Vi sembra che ci sia tanta gente dentro, le porte sono aperte, è tutto assolutamente tranquillo. Fuori non c'è tanta gente perché diluvia, però tutto sembra tranquillo e sereno. Beh, io entrerei. Cosa fa? Entrerei. Io entrerei. Che facciamo fuori? Anche perché Sara okay. Io a malapena vedo dopo, sotto la pioggia. io sto così. Prossima volta Sara di fango è finita. Te lo faccio più carino. Io vorrei entrare e non lo so, fare un tiro su percezione o comunque capire se c'è qualcosa che attrae subito la mia attenzione, che sia visivo o spirituale o non lo so. Cioè, dobbiamo cominciare a capire che cosa cercare, perché sennò stiamo entrando in una chiesa ma non abbiamo neanche idea di che cosa fare. Scusami, okay. Non ho capito che stai parlando con me, perdonami. Siccome era una buona intuizione, era la, non sprechiamo il punto a capo per... Sì, ottimo. Master. Quindi che cosa vorresti fare? Quindi ce ne andiamo, no? Abbiamo detto, andiamo via, andiamo a farci un giro. No, volete, scusami.
tatuaggio. Scusami, pensavo stesse parlando tra di voi, quindi, no, quindi vuoi controllare se, vuoi controllare se c'è qualcosa di bizzarro lì attorno, se qualcosa, sì, che, qualcosa che attira la mia attenzione, perché comunque siamo qua, però non sappiamo neanche bene noi che cosa siamo, cosa dobbiamo vedere, cosa aspettarci, quindi capire se c'è qualcosa che... Ok, fammi un tiro di percezione. Fammi un tiro di percezione. Che dire, follettini e follettine. Che dire, forse forse non percepisco tantissimo. 9. Ok, 9 significa che non vedi niente di particolarmente strano, se non questa porta aperta, tutta una serie di teste nella penombra che stanno guardando verso una direzione. E sul palco ci sono 5 persone sedute che stanno raccontando cose, niente di particolare. E ogni tanto senti il nome Dungeons and Dragons da lontano, ogni tanto senti il nome Luxastra da lontano, senti altre parole che insomma ti tornano e non ti tornano, senti delle cose strane. Beh, io comunque continuo a fare un po' il giro per vedere se magari andando più vicino alle cose sento cose, non so, gli altri immagino, non so, dividiamoci. Master, io... Sì, no, esatto. Allora, Master, io mi guardo intorno per capire se c'è un punto alto su cui posso arrampicarmi in modo furtivo, comunque con la leggerezza che mi contraddistingue, la destrezza che mi contraddistingue, per osservare meglio. Ok, fantastico. In realtà... non ci sono particolari appoggi, ci sono delle specie di panettoni di cemento davanti alla chiesa, però fuori dalla chiesa, diciamo, adesso non sai cos'è un panettone ovviamente in quel mondo, però sono delle cupole di cemento sulle quali puoi stare per vedere. Entrando dentro la chiesa non ci sono posti in cui arrampicarti, a meno di non salire su un altare, però insomma lo noterebbero tutti. Quindi scegli tu se vuoi alzarti da lontano oppure entrare. Però alzarti da lontano mi permette di vedere... Cioè, mi permetterebbe di vedere o di saltare poi sul tetto della chiesa, cioè mi permetterebbe di avere una visuale oppure no? Sì, probabilmente ti permetterebbe di vedere meglio quello che sta accadendo, anche se non parti, cioè sì, un pochino sì, nel senso, ma però se vuoi puoi provare. Però non mi sembra una cosa che cioè non è un game changer nella mia testa, quello è il senso. Tu vedi, cioè non ti sembra che ci sia qualcosa di eccitante lì dentro? C'è gente che parla, okay, e gente che ascolta, non particolarmente eccitante, cioè la gente è contenta che sta lì, è felice, senti applausi, senti risate. Mi puzza, però molto, tu dici... mi puzza molto, compagni, mi puzza veramente, da c'è troppa calma. Io ogni volta che, cioè, ogni volta che inizia una rissa, cioè, è proprio questo il più grosso problema delle risse, che iniziano dal nulla, cioè tu senti proprio il nulla intorno a te e poi perché inizia le cominci te? La rissa più grande. È vero, di solito esatto, sei proprio tu. Potrebbe succedere anche questa volta, effettivamente. Però ecco, io sento veramente, veramente puzza di rissa, puzza di grande... Ci sta, forse è una trappola. Rimori, so sì, che in qualche... nella chiesa di prima ti sei quasi scottata con il potere magico, ma te la sentiresti di provare a vedere se c'è lo stesso effetto? Ma senza farti male, ovviamente. Non vorremmo, certo, che ti bruciassi, sì, di posso nuovo. Assolutamente provarci. Magari allora, Master, io cerco un punto non troppo esposto, insomma, dove posso inginocchiarmi e toccare il mio medaglione in maniera non troppo sospetta. Ok, fantastico. Fai esattamente questo. Mi fai un tiro su Arcano? Mi fai un tiro su Arcano? Sì, sì, era Rimori, tu che sei esperta di risse, ci dici se sta per partirne una per colpa di Manin. Ok, vedete Rimori che si accuccia, mette le mani sul medaglione, il medaglione comincia a vibrare, Rimori, e tu sai che è il suo atteggiamento normale quando qualcuno ti parla, e tu senti una voce in testa che ti dice qui, ma non ora. Che dice e la connessione Rimori sparisce. No, io ovviamente chiamo immediatamente tutti gli altri, insomma gli dico di avvicinarsi e dico racconto quello che è successo, che toccando il mio medaglione ho sentito nella testa questa voce che mi ha detto qui ma non ora, però che non ho capito a che cosa si riferisse.
Forse intendeva dire che dovremmo aspettare quell'appuntamento di cui ci parlavano i nostri sosia Chip. Beh, ma non è adesso, se c'è già la gente dentro. Mm-hmm. E non è un bene essere arrivati prima. Aspetta, perché aspetta, le persone sul palco, forse c'è stato un grande misunderstanding. Le persone sul palco non sono quelle vestite da noi, è un'altra cosa, perché no, parlano di altre cose, giusto? Esattamente. E allora, ragazzi, acquattiamoci e aspettiamo il momento senza farci notare. C'è qualcuno che può tipo cambiare il nostro aspetto? Qualcuno di voi può farlo? Io, certo, assolutamente. Wow. Ho prestidigitazione. Perché sto leggendo la chat e ho fatto il ridere un commento che voi mi guardate e dite: Rimori, ci hai fatto venire qui un mese prima. tutti con le mani sui fianchi. Beh, anche Salak, che sei un vermino di tessuto. Sì, un vermone. Era via Kennedy, era via Kennedy la citazione, giusto? Era via Kennedy. Pizzo Calabro, via Kennedy. Sì, via Washington. Vabbè, via Washington, qualcosa del genere. Pizzo Calabro. Vabbè, comunque, dicevamo, sì, forse allora dobbiamo aspettare, però io non aspetterei con il nostro aspetto, o comunque tentiamo di nasconderci, di mimetizzarci, oppure io lo sono già. L'essere che già sa che noi siamo qui, cioè. Non si nota proprio, guarda. No. Mentre guarda, vi state confrontando, mentre vi state confrontando, scusami Sbrombo, mentre vi state confrontando, c'è uno da lontano che fa: ciao Barba Scura! Indicando, guardando da lontano, fa: ciao Barba Scura, grande! E se ne va. No, vabbè. Quello è scemo. Cosa succede dopo che ha fatto questa cosa? Succede niente? Qualcun altro si gira? Niente, non succede niente. È molto lontano. Okay. Ha detto di nuovo quel nome, Barba Scura. Sì, ma non deve essere così famoso questo Barba Scura. Alla fine si è girato solo uno. Cioè, non è che tipo è così famoso. Cioè, mi sta facendo innervosire il fatto che mi puntano e mi dicono ste cose. Potrebbe essere un insulto, ragazzi. Il prossimo che lo dice lo uccidiamo. Abbiamo deciso. Uccidiamo in questo modo, lo uccidiamo. Perché sono abbastanza il tempo di dire questa cosa, e c'è uno che corre vicino a voi, ti dà uno scappellotto Sbrombo e fa Barba Scura e scappa via verso la direzione. Ma cos'è, un gioco? Mi dispiace. No, come lancio il pugnale? Oh, questo mi ha umiliato. Ma chi è questo qua? Io tento in ogni modo. Poi, Master, se posso, visto che tu l'aveva preparata questa roba, io in ogni modo tento di deviare il proiettile in qualche modo. Cioè, lanciare. Ok, fantastico. Fai vediamo che succede. Male. Esatto. Diventi più destrezza, Barba. 14 più la destrezza tua, che è 3, 17. Mani in pasta, il pugnale parte dalle mani di Sbrombo e sembra puntare la nuca della persona che ha urlato. Hai pochissimi secondi per salvarlo. Tu c'hai deviare proiettili, se non ricordo male. Certo. È così che siamo diventati amici. È così. Ma tu devi ancora tirare, Manin? Tu devi ancora tirare? Sì. E allora io vuoi fare qualcosa? Sì, cioè lo guardo e gli casto caratteristica potenziata, quindi avrà vantaggio su perfetto se tirando. Perché state proteggendo il nemico? Allora, in realtà poi lo spieghiamo. Non ha tutti i torti. No, stiamo proteggendo te, Sbrombo. Allora, in realtà, Manin, tu hai deviare proiettili, che vuol dire puoi afferrare un proiettile che viene lanciato contro. Quindi probabilmente dovrai metterti in traiettoria e bloccare il coltello. Ce la fai, ma non devi tirare. No. È scritto: puoi afferrare un proiettile che gli viene lanciato contro. Quando lo fai, il danno che subisce è ridotto. Cioè,
mi riesco a mettermi tra il proiettile e il nemico. Ah, bravo, sì, bravo, bravo. Fammi un lancio su destrezza, perché comunque... Anzi, ti dirò di ma più. Ma di tutta la gente che abbiamo ucciso nelle nostre avventure state proteggendo questa persona. Ma qui sta in mezzo... C'è altra gente, giusto? Cioè, questa roba che sta succedendo è in mezzo ad altra gente, giusto? Ma che ne sanno che non l'hanno tutto? Sì, non tantissima. Non tantissima perché piove. Però un po' posso ce n'è. Posso dire una cosa, però? Posso dire una cosa, però? Sbrombo ha detto una cosa giustissima. Ma che ne sanno? Io evito il proiettile e lo lascio andare. Che cambio dire! Uno sforzo inutile! Tantissimo lavoro per niente! Vedete? Vedete? Ma ne basta che si getta verso il nemico, ma Sbrombo fa... Ma che ne sanno? Coraggio di io! Continua a fare capriole per andare oltre. Perfetto. Stai spammando R1. Mi rimetto in piedi così, mi rimetto a posto. No, ma calcola che tu questa capriola... Questa capriola tu l'hai fatta tipo ginnastiche parallele, cioè tu hai fatto un triplo solo perché poi avevi anche avanzato. Perfetto. Tra l'altro io avrei un'azione extra che è nasconditi, ricordiamo. Quindi ai nostri occhi... Ai nostri occhi a Manin andava solo di fare delle capriole in quel momento e basta, sì, non c'è un altro motivo. Per sfogare l'energia. Però mi fai comunque... Tipico da Manin. Scusami, Manin, mi fai comunque un lancio su acrobazia? Mi dai il lancio su acrobazia? Se vuoi fare delle capriole potresti anche fallire. O se scivoli ti prendo pure per il culo, sappilo. Come? Più 5, ho fatto 16. Perfetto. No, più c'avevi caratteristica potenziata da Mori, quindi fai 9.4. Ma lui sa, Carlotto. Carlotto Mani Inferlito. Esatto. E sentite. Stumpf, il pugnale che va a segno e sentite le urla. Gente che urla e un corpo che casca. Corpo di un povero come si io dice? Così è. Innocente, chiamiamolo col suo nome. Io così. Bravo! Perché nessuno sta applaudendo? Non capisco. Sentite il corpo di un povero innocente che cade per terra. Hai detto bene, urla. Hai detto bene. Urla e tutti gridano e scappano all'interno. Siete rimasti soli nella piazza. Che cosa fate? L'ho fatto per noi. Adesso possiamo esplorare quanto vogliamo. Cerchiamo il ora ci pensiamo a cosa fare. Riordiniamo le idee un attimino, perché il posto è bravissimo, ma adesso siamo dei violenti. È bravissimo, sì sì. Da lontano cominciate... tutti sono scappati abbastanza, comunque hanno visto uno cadere con un coltello nella schiena tipo Diabolik e... il cadavere è là, però cioè il cadavere è là, è lì, e da lontano cominciate a sentire delle sirene. Allora sirena. Questo tempo di reazione è incoerente con la realtà del nostro... Sì, questo un po' è vero. Però non erano molto lontane, diciamo. Va bene. Non era il primo di oggi, diciamo. Avete mai sentito il verso di questo animale? Non era il primo di oggi. No. Sì, sì, sì. Mi sembra che per dei firmacopie sia successo qualche metro più in là, però adesso in questa chiesa. Molto impegnati. Cioè io non ho mai sentito storia di questo mostro. Si stanno avvicinando dei mostri. Io sono pronto a combattere questi mostri che fanno questo suono. Sono sì, dei mostri, esatto. Probabilmente con dei nasi lunghissimi, con delle probabilmente protuberanze. Con lo stronzo di barba scura, ragazzi, vi propongo una cosa, dato che sanno che siamo in chiesa e per qualche ragione ci hanno dato la colpa, perché mi sembra che stessero guardando noi, però non c'era motivo per incolpare noi per quello che era successo. Ero stato il più furtivo possibile. Io direi usciamo da questa chiesa, vediamo cosa arriva, ma a dedita distanza, così comunque non veniamo colpiti, assaliti e circondati. È un luogo chiuso, non è intelligente rimanere qua dentro. Sì sì, comunque siamo fuori dalla col chiesa. Caos. Ah, siamo fuori. Ok. Siete appena fuori dalla chiesa, appena proprio esatto, sulla porta. Vado al
chiuso comunque sotto un tetto, così finalmente posso vedere, sentire, respirare, tornare a vivere. Tu ti sei perso tipo dei minuti importanti di questa nostra missione. Ragazzi, ho un'idea. È vostra, cioè, potreste non volere che lui lo sappia, per esempio. Esatto. Qualcuno vuole un panino. Perché no? Ci serve una pausa, no? Palese. Serve una pausa, effettivamente. Sì. Qua stiamo perdendo un pochino le redini. Li vedo esaltati. Non va bene. Sì. Va bene, però. Mentre faccio una domanda, In chiesa ho visto il medico. Io continuo a cercarlo comunque. Niente medico. A un certo punto, mentre succede tutto questo e cominciate a sentire queste sirene sempre più vicine, vi colpisce una cosa strana. Sopra il cadavere di questa persona con il coltello piantato dietro alla nuca c'è una figura eterea, qualcuno che non è, vi sembra non corporeo, ed è una persona con dei sandali e una maglietta hawaiana. Questa persona si poggia, vedete questa figura eterea che si poggia sul cadavere e muove la mano e il coltello sparisce, si disintegra in mille pezzi e poi ti riappare di nuovo nella tasca, Barba Scura. Questa persona vi guarda, scuote la testa e poi lentamente si allontana e vedete il cadavere che si piano piano si tocca la nuca e si rialza, come dire, aia che botta, ma dove ho sbattuto? Aia che botta. Però si alza e dice vabbè, e ricomincia a camminare. E attorno a loro ovviamente c'è l'incredulità, perché tutti hanno visto questo fantasma, evidentemente, tutti hanno visto questo morto che si rialza, e vedete delle persone che si stropicciano gli occhi e dicono ma che cazzo sta succedendo? Non capiscono, sono un po' spaventate, un po' sorprese. Arrivano le sirene della polizia, scendono i poliziotti e vedete che cominciano a parlare con queste persone. Master, io vorrei... Aspetta, prima di tutto, c'è qualcuno che ci ha puntato, fissato, notato? Cioè, in questo momento siamo... A parte il fantasma, a parte questa figura eterea che vi ha proprio guardato negli occhi e ha scosso la testa, apparentemente nessun altro vi ha guardato. Ok, allora la proposta di Sbrombo non era per niente male. Io mi allontanerei un attimo, farei il punto della situazione e cercherei anche di capire se... Mangiamoci il panino, c'ho fame. E cercherei anche di capire se dobbiamo andare da qualche altra parte prima oppure... possiamo rimanere nella chiesa a esplorare. Ma a me a questo punto non ha senso qui, rimanere qua. Ma non ora. Però sembra palese che comunque dobbiamo tornarci, ma non è il momento giusto, quindi direi torniamo dai tizi che ci somigliano, proviamo a uccidere loro. Vediamo che succede. Potremmo, però magari no. Se se avessi un'altra idea, io la propongo, poi vediamo. Se provassimo ad andare nell'altro nel baluardo, che è il terzo posto che è stato nominato oggi, e provassimo ad andare... Però vi faccio notare una cosa. Io ho provato a uccidere una persona e non ci sono riuscito, ma soprattutto è successo qualcosa di molto strano. Se succede la stessa identica cosa nel momento in cui proviamo a uccidere un'altra persona, è possibile che abbiamo comunque un dettaglio, qualcosa che ci permette di interpretare la situazione. È palese che c'è un tizio che ha appena resuscitato qualcuno, ucciso da noi. Sì, come fosse sbagliato quello che abbiamo fatto, ma non solo a livello proprio di, come dire, di morale, proprio come se fosse... Non era previsto. Esatto, come se non fosse previsto nella storia. Però pensate che sia saggio forzare la mano, cioè tentare di chiamarlo in questo modo? Metodo scientifico. Proviamo a uccidere un'altra persona a noi. Vediamo cosa succede. Che cominciamo... Perché prima è stato il caso, mi sembra, è stata una casualità. Come abbiamo fatto? Non ho finito. Dopodiché convinciamo qualcuno di questo mondo a uccidere qualcun altro. Vediamo se succede la stessa cosa. A quel punto capiamo se è un problema che riguarda noi o è un problema che riguarda il mondo in generale. Io appoggio totalmente il metodo empirico scientifico di Sbrombo. Fate voi. Allora, io Sbrombo... Ci sono persone intorno a me al momento? Speriamo. C'è qualcuno che sta parlando con Sbrombo. Quelle... Scusa, Teo, perché non vai a convincere due persone? Lancio un pugnale. No. Lancio a convincere persone su Sbrombo? Per calmarlo? No, nel senso, aspetta, Sbrombo. Aspetta, Teo. Potresti convincere due persone
tra di loro, metterle contro e farne morire una, cioè in colluttazione con l'altra, e vediamo se, se torna in vita. Manin, tu lo sai che io ti sono debitore da quanto mi hai salvato da quel mostro marino e stavo per perdere entrambe le mie mogli, ma io non posso uccidere delle persone. No, non uccidessi tu. E non voglio neanche aiutare in questa cosa. Io vi amo come se foste fratelli. Ma tanto c'è il tizio che le risuscita, capito? Vediamo se... Ma se questo tizio sia... Da sbrombo me lo aspetto, ma guardo Mani e ne dico... Cioè, tu dovresti essere un grande saggio e invece sei proprio un imbecille. Ovviamente non glielo dico, però lo penso. Io guardo proprio... Io c'ho così quando... E tu sei ancora... Però lui aspetta gli applausi. Allora, seriamente parlando, l'idea di Sbrombo di forzare la mano e cercare di capire chi è questa persona che resuscita e costringerla ad avere un dialogo con noi non è male. Moralmente parlando, Teo ama le folle, non le costringerebbe mai a uccidersi tra di loro, perché poi dovrebbe assistere ad atti violenti, inenarrabili. Non ci hanno fatto niente di male, oltretutto. Quello con lo scappellotto potevo anche capirlo, ma infatti Mani ne ha fatto bene a fare tre capriole e poi rialzarsi su un piede solo, secondo me, di riflesso. Però... se non ci fanno niente di male, no, io non sono d'accordo. Sono d'accordo sul panino e secondo me dopo una mangiata potremo schiarirci le idee e magari passa abbastanza tempo, possiamo tornare nella chiesa. Io dammi due secondi, passa non c'è... un altro, mi chiama Barbascura, lo ammazzo subito. Ci mettiamo due secondi. E quello potremmo dire che se l'è cercata. Mentre state discutendo, sentite una voce dietro di voi che fa: scusate, avete per caso visto una persona con i sandali e la camicia hawaiana? Quando vi girate, perché questa persona vi sta parlando, vedete un'altra figura eterea che non è corporea, ma c'è, la vedete, con la barba bianca, degli occhiali, decisamente è un cappellino con scritto Dungeons and Dragons, ma sempre un po' trasparente, un po' evanescente, che vi fa... L'avete visto per caso? Perché non riesco a comunicare con nessun altro... E voi siete gli unici che si sono girati quando ho parlato? Sì, ma sì, possiamo Tanak, fidarci di te? Tanak, cosa vuoi fare? Tu che hai in mano la vita e la luce. Parla, parlaci. Come? Ti prego. Io? Ma hai ancora... Hai finito lo zucchero, ma in pasta. Sì. Perché io venero tir di luce o poco, non importa. Ah, è vero. Cosa intende? Spettro per hawaiano. Cosa stai cercando? Scusami, tu quando dici tir, quando dici tir, questa figura fa tir, quindi voi siete frutto della mente di Ed Greenwood. Ah, piacere di conoscervi. Sono troppi nomi. Io guardo Teo. Mi metto per terra io, gambe incrociate, basta. E sono veramente perplesso. Un altro nome e fa un casino. Tu guardi me, la fonte di... sì, la fonte di informazioni esterne. O qualcosa. Vabbè, insomma, l'avete visto questo uomo con la camicia hawaiana e sandali oppure no? Noi sappiamo. Piena. Si avvicina a questa figura e dice: mi scusi, lei intanto si presenti, figura eterea, perché noi non sappiamo chi è lei. Lei ci sta facendo delle domande, non si è neanche introdotto un po' di educazione. Poi forse parliamo di Mago Merlino. Lui fa: oh, che carattere, avete ragione. Io mi presento, io mi chiamo Dave Arneson e sono, ero uno dei creatori di Dungeons and Dragons e stanno dedicandomi un baluardo in questa edizione di questo festival e sto cercando con il mio spirito di raggiungere questo baluardo per godermi lo spettacolo, solo che quel fesso del mio compagno che doveva venire con me chissà dove è andato, era con me un secondo fa, poi mi ha detto devo risolvere una cosa ed è scappato. L'avete visto per caso? Sì, l'abbiamo visto, era vicino a noi poco fa e ha aiutato una persona in chiesa. Quindi voi aiutate a essere confitata, a essere preciso. Questo è tipico di Gary. È tipico di Gary risolvere i problemi altrui. Non ha mai smesso di farlo. Ma da dove è andato? Ah, caspita. Questa è la persona che vi sta parlando. C'era una mostra per quel nome. Gary Giga. Puoi fare due passi indietro e dirci perché hai detto che siamo stati creati? Cosa intendi dire?
Cosa c'entriamo noi? Beh, voi... Ma scusate, vi ho visto lanciare magie, lanciare pugnali, fare capriole. Impossibile per un essere umano. È evidente che voi siete frutto della fantasia di giocatori di D&D. Ed ecco, modestamente, D&D è una mia creazione. E in quel momento una voce fa... Beh, veramente su questo avrei da ridire. Sì, vi girate e c'è la persona con la camicia hawaiana e i sandali che fa: ti stai già prendendo meriti che non ti riguardano, vero Dave? Ah, eccolo, è arrivato Gary, meglio tardi che mai. Sanak deve fare un tiro su conoscenze. I non, cioè il roleplay lo necessita. Non esistono, io tiro, Ma non esistono, immagino, rappresentazioni in nessuna forma o racconti che in qualche modo hanno iconografia di Ao in queste forme, cioè il dio creatore degli dèi. Di sai che non ho capito la domanda, scusami Sanak, non ho proprio capito la domanda. Allora, in Forgotten ci sarebbe la divinità che si chiama Ao, che è praticamente monoteistica, nel senso è colei la quale genera gli dèi stessi. Non si è mai manifestata in iconografie antiche in forma di tizio hawaiano che si batti beccano in due, vero? No. Cioè il mio personaggio deve avere il dubbio. Oh, immaginavo di no. Ok, no. Blank. cioè, adesso deve bisogna computare un secondo il concetto stesso che forse non stanno mentendo. Cioè Sanak comincia a pensare che è tutto troppo ripetuto, troppo ridondante e che se siamo stati creati in qualche modo queste sono divinità. Quindi... aiuto. E quando, ma tu la dici ad alta voce questa cosa, Sanak? In forma leggermente meno cafona, ma sì. Quando dici questa cosa, sia Gary che Dave si gonfiano un po' il petto e fanno beh, e in qualche modo abbiamo creato, quindi capisco il tuo punto, siamo divinità e ci sta che adesso ci dedichino un dungeon. Divertente. Beh, signori, è stato un piacere conoscervi. Noi andremo perché altrimenti comincia la cerimonia, anzi ormai è quasi finita e senza di noi non ci godremmo lo spettacolo. Con permesso, e cominciano a muoversi verso la direzione dove correva il tipo che avete accoltellato, insomma a cui avete lanciato il coltello. Che però si è aneddoto della giornata. Ah già, che è successo anche questo, giustamente. Il mio coltello è ancora conficcato dentro il tipo, lo posso andare a recuperare? No, ti è riapparso in tasca il coltello. E non mi sono fatto domande a riguardo. No, quando l'hai visto, hai visto che ti era apparso in tasca, ma d'altra parte quella persona ha resuscitato una persona che tu eri convinto fosse morta perché l'hai preso qui ed era caduto e avevano urlato tutti, però gli ha tolto il coltello, te l'ha rimesso in tasca da lontano e quella persona si è rialzata e ha camminato. Teo è visibilmente sconvolto perché avrebbe voluto fare molte più domande, perché da una parte anche non sa neanche lui perché, ma sì, ci crede, ma noi siamo veri, noi abbiamo vissuto mille avventure, sono anni che ci conosciamo. Anna Falcone, cioè, come può essere tutto questo qualcosa che si è inventato? Quindi io devo sapere se è vero, sto per avere una crisi esistenziale, io li seguo. No, ma poi quello che ha detto Gary non è chiaro, cioè secondo Gary in questa dimensione noi che siamo frutto dell'immaginazione dei creatori di D&D siamo mischiati a gente che invece esiste davvero in questa dimensione? Perché non può essere che in questa dimensione siano tutti creati da loro. Se no non ha senso che gli dedichino un baluardo. Vuol dire che loro avrebbero scritto una storia dove i loro fan gli dedicavano un baluardo. Cioè sta diventando complesso. Non so ma se forse, ma forse noi, io guardo Sbrombo e dico forse noi non possiamo uccidere nessuno per questo motivo. Perché non siamo reali in questo mondo. Esatto. Da quanto ci hanno detto, però c'è noi qualcuno non di reale. Noi esistiamo. La domanda che mi sto facendo adesso. La domanda che mi sto facendo adesso è: qual è la vera nostra missione? A noi interessa davvero al momento andare a recuperare questo questo tizio che non posso nominare? Me lo tengo per le situazioni di emergenza, altrimenti lo nomino. O ci interessa capire cosa cacchio siamo, perché questa gente si sta vestendo come noi e perché sta succedendo tutto questo. Questo mi sembra molto più interessante al momento e soprattutto molto più pericoloso per me. Qualcuno ha detto che non esisto. Non e se qualcuno ha detto che io sono stato creato
da quanto sto capendo, c'è qualcun altro di conseguenza che mi sta immaginando. Non è che sia grave che io non esista, però a questo punto devo capire chi è questo tizio che mi sta immaginando. Beh, hanno io continuato a dire il nome Barba Scura, quindi almeno tu ce l'hai un nome. Io per esempio non ce l'ho, non so niente. Mi ripetere più quel nome, che al prossimo che cita quella persona gli butto un pugnale in mezzo al petto e poi gli piscio in faccia, capito? Quindi attenzione. Sbrombo dice una cosa e poi la fa, è una persona molto coerente. Io dico le cose e poi le faccio, attenzione. Beh, questa persona, io non so più se non devo nominare Vecna, se devo, questo lo penso ovviamente. Sì, no, ormai ragazzi, fuori incombe la inflazionata. Esatto, e quindi l'unica cosa che abbiamo è questo indizio, quindi abbiamo un'opzione, o andiamo a vedere le persone da chi vanno per acclamare questa, cioè se tutti quanti chiameranno la stessa persona e questa persona si girerà e dirà sono io, e sapremo che è lui, e avremo il nostro obiettivo, almeno un nome ce l'abbiamo. Abbiamo un nome, un baluardo che possiamo guardare, queste due persone che però sono idee. Abbiamo molti indizi. No, però io credo... Ora, cioè, ora io come priorità ho l'andare a seguire i tizi che ci somigliavano, di colpo è diventata la mia priorità assoluta. Voglio cercare di capire perché ci somigliavano, però io credo che questa cerimonia che dice Gary è una cerimonia dove loro dedicano ai creatori di questo gioco che lui ha chiamato Dungeons & Dragons questo, cioè non ci sarà qualcuno fisicamente da premiare, perché quel qualcuno non esiste più in questa dimensione, ho capito giusto? Cioè loro hanno parlato di un baluardo che gli dedicheranno, è una cerimonia celebrativa, non ci sarà davvero qualcuno che viene premiato, perché chi doveva erano morti comunque, quei due sono morti, quei due erano incorporei, sì, erano incorporei, però sì, li consideriamo incorporei a causa di un incantesimo, o ci danno l'impressione di essere questo non te lo sai, non te lo sai dire. ok. Allora, io faccio un attimo, sto a gambe incrociate a terra con la mano sotto al mio mento e facendo un po' il punto della situazione, con l'altra mano disegno a terra con un bastoncino o con un sasso le varie possibilità. Ecco, carino. Un'immagine schematica a quello che abbiamo, no? E quindi io dico, ok, allora abbiamo una mostra celebrativa a due persone che ci hanno detto che hanno creato il gioco in cui noi esistiamo, e noi esistiamo nel gioco perché veniamo pensati da qualcuno. Abbiamo Vecna, un tuono, che ci vuole da qualche parte. Ma è più pericoloso dire Barba Scura, secondo me. Ormai sì, stai attento. Abbiamo questa creatura che effettivamente vuole fare cosa? Conquistare, soggiogare questa dimensione e poi l'altra? La nostra solo è un passaggio, venire qui per arrivare alla nostra? Perché Anna Falcone ci ha mandati qui se noi siamo falsi, qui non possiamo uccidere? Cioè, se noi non possiamo uccidere nessuno, perché Anna Falcone ci manda qua a uccidere una creatura se non possiamo farlo? Evidentemente Vecna è del nostro mondo, quindi sta facendo il lei non ci ha mandato ad uccidere una creatura, lei ci ha mandato a trovare la verità, risolvere questa cosa. Ma forse noi abbiamo potere anche lei non era vai. Scusami, scusa. No, sto dicendo, no. Anche lei diceva che non sì, scusami, ma sta dicendo anche lei aveva confessato di non esistere e di non essere quella che credevamo, quindi siamo andati a cercare sostanzialmente la verità a questo punto, no? Beh, però una volta trovata la verità, in realtà tu la conseguenza diretta appunto è affrontare la creatura che evidentemente sta mischiando le carte, perché noi possiamo anche non esistere, ma io mi ricordo delle avventure che abbiamo vissuto insieme, mi ricordo delle sensazioni, mi ricordo dei pugnali che hai lanciato e le persone e gli esseri che hai ucciso con quei pugnali, e quindi in realtà anche dalla, dall'altra parte, esatto, qua di là l'hai ucciso, quindi io a voglia. Esatto, io sono molto molto sicuro che di là noi esistiamo. Il fatto di essere venuti qua e avere questo essere che in qualche modo ha mischiato le carte è qualcosa che mette in disordine entrambe le dimensioni, e questo secondo me è qualcosa che va risolto. E a quanto sto capendo, qui gli unici che vedono tutte e due le parti della verità siamo noi. Sì, ma io ho idea che noi qua possiamo agire solo su ciò che appartiene al nostro mondo, cioè se noi incontrassimo un'altra creatura del nostro mondo la potremmo uccidere, ma ciò che invece appartiene a questa dimensione
noi non ma secondo me Vecna non appartiene la... Vecna non appartiene a questo mondo, secondo me. Cioè Vecna è sicuramente una creatura esatto che vuole questo mondo, però potrebbe avere lo stesso problema. E allora è se Vecna normale... stesse cercando... Però quello lì è morto sgozzato davvero, quindi forse quello che è morto apparteneva al nostro mondo ed è per questo che Vecna è riuscito a ucciderlo. Esatto, dobbiamo trovare forse... quelli controllati. Dobbiamo trovare quelli controllati. Se stesse cercando il modo di controllare, quindi potenzialmente anche uccidere, come noi non riusciamo a fare gli esseri di questa dimensione, cioè se questo fosse il suo obiettivo per conquistare tutto. Cioè tu dici che lui vuole il suo scopo è controllare qualcuno di questa dimensione. Controllare questa nostra. Dimensione? Mm-hmm. Sì. Al momento sì, esatto. Purtroppo stiamo vuole cambiare posizioni. Però abbiamo come indizi e come cose da fare possibili. Al momento un pugno di luoghi da esplorare. Uno era la chiesa, ci siamo stati. Maga ci ha detto che dobbiamo andare da un'altra parte. O meglio, dobbiamo tornarci più tardi. Tanto vale andare a esplorare l'altro posto. A questo punto, almeno risolviamo una delle grandi domande sì. esistenziali che ci stiamo mettendo in testa. Sì. Dobbiamo trovare quelli che controlla. Li vuole utilizzare per cambiare le regole, evidentemente espandendole al dominio di questo mondo. Sì. Quindi cosa fate dopo questa conversazione di... Ho un piano? A parte piangere... Baluardo. No, piangere sì. mai. Vietato. Io un po' sì. No. Ok, vi avviate verso il baluardo San Paolino, seguendo la strada tra la pioggia. Arrivate dove la coda è un po' defluita, perché nel frattempo la cerimonia è evidentemente iniziata, e vedete questo, sbirciate, vedete questo signore toscano, con l'accento fortemente toscano, alto, coi capelli tutti pettinati, con gli occhialini, che sta facendo un discorso lunghissimo, molto, come si dice, elaborato, con un sacco di metafore, parlando spesso di Dungeons and Dragons, del concetto di Master, e sta parlando di questo baluardo San Paolino. A un certo punto, mentre state sbirciando da fuori, vedete quella figura corporea con la maglietta hawaiana che vi fa venite qua. Ma di corsa anche, perché ho mille domande da fargli. Andiamo. Vabbè, vado. Sì, andiamo, sì. Andiamo. Ok. Lo seguiamo. Quando lo seguite, lui vi fa passare attraverso una botola e praticamente state scendendo dei sotterranei. Avete la sensazione di andare sottoterra. Quindi rispetto al dungeon, rispetto alla cosa che avete visto dove stava parlando questo signore toscano con altre persone vestite a modo e un sacco di gente davanti, vi sembra di stare al piano di sotto. E quando entrate trovate le due persone in corpore che stanno bisticciando e gli fanno: io ti dico che vengono dai Forgotten Realms, no, io ti dico che vengono da Greyhawk, ti dico Forgotten Realms, quello ha detto Tyr, ma no, vedrai che vengono da Greyhawk, sono mie creature. Quello che dice Greyhawk è Gary, cioè quello che vedete in alto. Quell'altro invece è Dave, che dice: no, ti dico che vengono dai Forgotten Realms, sono sicuro. Poi Dave guarda Man in Pasta e fa: guarda lui, è un monaco. E chi l'ha creato il monaco? L'ho creato io il monaco, senza di me lui non esisterebbe. Ti diverte fare il monaco? Ti chiede. Ecco, vedi, allora devi ringraziare me. E Gary fa: si prende sempre i meriti, ecco perché abbiamo litigato, ti sei sempre preso tutti i meriti. Poi vi guarda e fa: scusate, noi siamo abituati a litigare, siamo qui per questa cerimonia, non ce la stiamo godendo perché litighiamo. Voi che ci fate qui? Siete figure di altri mondi, perché siete qui in questo momento? Allora, questa è una bella domanda, esatto. Che pensi? Noi avremmo voluto rivolgere a lei, quindi c'è un po' questo cortocircuito di domande, però siamo un po' confusi, signor Gary, anche perché a questo punto, visto che lei ha creato questo mondo, insomma, questo è quello che lei dice, noi in realtà siamo stati invitati a come dire, entrare in questa dimensione perché pare ci sia Vecna che vuole impossessarsi di questa dimensione. Non ho sentito chi? Vecna. Ha detto Vecna.
Si sente buonone gigante e lui fa Vecna, Vecna, ma Vecna, Vecna, lui fa, ma Vecna è una creatura di Brian. Ah sì, 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 mi ricordo quanto ci teneva a quella creatura, molto potente, una divinità molto potente. Lui lo chiamava, se non ricordo male, l'immortale, perché si era inventata questa cosa che non era possibile sconfiggerlo. L'unica cosa che era possibile fare era rispedirlo nel suo mondo, in un mondo diverso, su un altro piano astrale, ma poi lui tornava, era praticamente l'immortale. E io gli dicevo, ma forse serve un punto debole. Lui, no, 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 l'idea di Vecna è proprio che non abbia un punto debole, che sia immortale. Bella idea, ma perché vi serve Vecna? Che ci fate? Brian, bella idea del cazzo appena lo troviamo. Allora, praticamente, che ci crediate o no, la situazione al momento si è fatta un po' più grave perché, come avete notato, noi non dovremmo essere qui. Tutto ciò è molto strano, converrete con me, gentili signori, no? Quindi per cui noi siamo qui per risolvere un problema e forse voi potreste darci una mano perché sembrate gli unici... che possiamo, di cui possiamo, con cui possiamo parlare la nostra lingua. Tutto il resto di questo mondo sembra non prenderci sul serio, ci scambia per qualcun altro, continuano a prendere a sberle e sbrombo e non ho neanche capito come mai. Dobbiamo nemmeno io risolvere. No, 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 adesso risolviamo. Gli do un panino e gli dico: se noi potessimo fare squadra per cercare di trovare l'origine di questo problema, sarebbe meraviglioso. Noi abbiamo un solo indizio ed è Vecna, e lo dico normalmente. E poi gli faccio notare, non è strano che ogni volta che lo nominiamo tuona lì fuori? E guardo entrambi. Io e lui fa... Mentre Zio parla, io srotolo il foglio che ho e gli faccio vedere il manuale. Cioè, l'indizio più evidente possibile. Ok, ok. Quando lui vede la pagina di manuale strappata, lui guarda e fa... Wow, ma che belle illustrazioni! I manuali che avevamo inventato noi non erano certo classe armatura 18, punti ferita 272, ma è impossibile, ma è imbattibile, ma legge interessante, chissà cosa c'era scritto qui. Ah, però aspetta, fa Gary, e Dave fa, ma certo, siamo noi Dungeon Master, se lo vogliamo sconfiggere ci basta riscrivere le regole, fa lui. Ho un'idea. Poi li vedete che vi fanno... Scusate un attimo, aspettate un secondo. Si allontanano tutte e due, cominciano a confabulare fitto fitto. Discutono un po'. Poi tornano a voi, tornano da voi e fanno... Quindi voi sareste avventurieri, siete eroi? Beh, sì. Sì, sì. In carne ed ossa. Possiamo darvi un prezioso artefatto per sconfiggere Vecna, lo volete? Sì. Ma certo che sì, ma grazie mille. Certamente. Beh, però dovete dimostrarci di essere all'altezza. Lui prende un foglio dalla tasca, lo srotola, comincia a scrivere e improvvisamente attorno a voi il mondo cambia. Finite tutti e cinque in una stanza chiusa e c'è un elfo per terra con un 2 tatuato sul braccio e due frecce piantate nel costato. Al muro una clessidra gigante con la sabbia che comincia a scorrere e le due figure non ci sono più. Vi sembra di non essere più a Lucca, siete in una specie di cubo con un elfo con un tatuaggio con scritto 2 e frecce nel costato e attorno a voi mura, solo mura, a parte questa clessidra gigante col tempo che scorre. C'è un tatuaggio con scritto 2. Aspetta, c'è un tatuaggio con scritto 2 e ha due frecce nel costato. Sì. Ma è vivo? No, è morto, stecchito, anche abbastanza teschio. E quando passano 30 secondi che siete lì, intanto la clessidra scende, voi vi guardate le braccia e ci avete dei tatuaggi con dei numeri sull'avambraccio. Sbrombo, scusami. Tu c'hai scritto 1. Sbrombo, tu c'hai scritto 1. Quando dici lo dici, è vero? Lo dico. Ok, una freccia parte da un buco nel muro e ti punta pieno. Mi fai un lancio di 20 su destrezza? Ma perché lui cos'è che ha detto? 15. È vero.
Ok, riesci per un soffio a schivare la freccia che si pianta nel muro dietro di te. Rimori, tu sul bell'avambraccio hai la scritta 4. È falso. Mani in pasta, tu sull'avambraccio hai la scritta 2. Sanak, tu sull'avambraccio hai la scritta 10. Teo, tu sull'avambraccio hai la scritta 5. Ve li ripeto, Sbrombo, aspetta, tu hai uno scritto. Esatto. Sbrombo, tu hai uno scritto. Rimori, tu hai 4 scritto sull'avambraccio. Manin, tu hai 2 scritto sull'avambraccio. Sanak, tu hai 10 scritto sull'avambraccio. E Teo, tu hai 5 scritto sull'avambraccio. Oh shit. Allora, prima di qualunque cosa, basta una freccia che mi rovina la tuta bella del chierico, sì, e io sono un vecchio che ama la pena cadeambula. Quindi questa cosa la pensi? Scusami, questa cosa la pensi o la dici? No, questa la penso, però purtroppo, okay, a meno che tu non mi dica fai un tiro su intelligenza, perché probabilmente è bastato parlare, ma l'istinto di Sanak, che è un po' impulsivo, è un po' spaventato quando ha visto la freccia quasi fare un nuovo buco e orifizio a Sbrombo, la prima cosa che fa quando vede il 10 è immediatamente utilizzare componenti verbali per castare Scudo della Fede. Perché ok, perfetto. Scudo della Fede... Ok, ti posso chiedere Teo, una piccola già? Variazione? Teo quanto già? 5. Teo c'ha 5. No, lui, Teo 5, io 10. Me lo lanci questo incantesimo? Cioè me lo lanci verbalmente? Come? Ma me lo lanci anche con la componente verbale? Non è una buona idea lanciare incantesimi o parlare in generale, Teo. Mm-hmm. Troppo tardi. Temo sia troppo tardi. Sanak si è spaventato, ha visto 10, ha visto la freccia. E quindi beh, devi immaginarti tipo Edef Aled Sana, cioè una cosa del genere. Castoli, ok, parte una freccia che ti punta. Mi fai un tiro su destrezza? Ma certo, una destrezza sola? dell'86enne. Sì, solo una freccia. Allora, destrezza ho meno 1, quindi ho fatto 8. Perfetto, lanciami un dado da 4, perché non so Scudo della Fede, aspetta, non so Scudo della Fede che cosa ti permette. Aumenta di 2 la CA, sì. Esatto. Ok, e tu di classe armatura però hai tipo niente, aspetta, fammi vedere. Aspetta, no, ho 13, quindi raggiungo 15. Niente. Ah no, 15 di CA, livello 3. Ok, vedete questa freccia che parte dal muro, colpisce Sanak, lo prende di striscio, ti fa un piccolo strappetto sulla tunica e per fortuna non ti ferisce, ma un piccolo strappetto sulla tunica te lo fa, appena appena. E intanto allora, la cristina continua a scendere. Allora, innanzitutto, delle domande, Master. Prima domanda, quanto tempo manca guardando la clessidra, secondo me? Fammi un tiro di intelligenza. Bravo, Mani, hai ragione. Mi sa che non lo posso calcolare. Te lo dico subito. Se vabbè, poi capirai, faccio 8 più... no, ne ho fatto 8. Vabbè, manca un ring. Indichi la clessidra, Manin? Sì. Allora, quando la indichi e ci guardi, lo faccio anch'io, faccio anche un tiro di intelligenza. Capisci che manca un po'. Anzi, un bel po', Manin, ma di più non sai. Teo, lo fai anche io tu? Io vorrei provare sì. Ho fatto 13. Ok, capisci che più o meno mancheranno 15 minuti, ma anche forse meno, 12 minuti. Ok, allora io lo mimo a Manin, gli faccio... Però lo capisci solo tu. Ok, allora, vedi, Manin, io faccio questo. Io, allora, adesso io non parlo e cercherò di farlo in game, non parlando, e cercherò di comunicarvi. Perfetto. Non parlando, perché sennò se stavo a raccontare fregnacce. Siamo d'accordo? Giusto. Io sì, sì. Da questo scusate, da questo momento chi parla, parla, ok? Allora, io guardo gli altri e da questo momento faccio così. Aspetta, scusa, Master, io volevo solo dirti che io ho un messaggio, quindi me lo preparo, perché senza dirlo... Cioè, se faccio così prima di parlare vuol dire che, e parlo, vuol dire che l'ho mandato come messaggio. Guarda, ce l'ho anch'io, lo stavo perfetto. Ma, allora, questo è il segno, giusto? Ok, perfetto. Da questo momento, se parlate per me, avete parlato in game. Tranne voi che se potete fare quel gesto vi lancia messaggio. Manin, vedete Manin che fa questo gesto?
camera piccola, quindi pardon. Hai la telecamera piccola, Claudio. Ecco. Io non posso. Allora rifaccio. Lo guardo, cioè faccio così e dico stai descrivendo le sillabe o stai ripetendo i numeri? No, è che sono non puoi parlare. No, io puoi dare una risposta breve. Sì. Una breve, breve e mentale. Di 20 parole. Dico vai. A Teo. Secondo me dobbiamo agire in sequenza. Ma stavi larghissimo. Spero che tu stia bene, ti voglio bene, ti trovo molto divertente, grazie. Vendo panda rossa. Esatto, ma... vendo panda del 2000. Io nel frattempo mi avvicino al cadavere. Aspetta un attimo, che c'era Rimori che stava facendo qualcosa. Vai Rimori. Esatto, messaggio. Io continuo a messaggiare. Io sono un flusso di parole e vi guardo, mi faccio un po' così come tutti fa. Però in effetti Sbrombo era il primo. Sbrombo era il primo e comunque è stato colpito. Quindi nonostante in sequenza fosse giusto, ha sbagliato. Quindi comunque parlare è un problema. Quando Sanak dice sono anche multiple, fum, parte una freccia. Sanak, fammi un tiro da 20 e aggiungi il tuo modificatore di destrezza. Sono pronto. Adesso però ho fatto, vabbè, nel senso, ho con meno 1 14. Ok, perfetto. Altro buco di là. Finché non c'è il sangue. È strappata. Io posso provare a strappare, a tirare fuori le frecce dal cadavere. Certo, fammi un tiro di forza. 4. Ok, vedete Sbrombo che prova a tirare la freccia che rimane ovviamente incastrata nel cadavere. Sto indicando mani in pasta, capiamoci. Allora, aspetta, allora, Master, non sto parlando, ti spiego quello che voglio fare. Io mi preparo. Io su di me c'avevo 2, giusto? Tu due, su di te sei mani in pasta, c'avevi 2, sì. Allora, io provo. Ok, sono pronto a... voglio acchiappare le frecce che mi arrivano addosso. E parlo, okay. E dico frecce brutte e cattive, poi lo ripeto, frecce brutte e cattive, così. Dopo, quando dici frecce brutte e cattive, alla E parte una freccia e fammi un tiro da 20 per schivare, un tiro su destrezza. No, non voglio schivarle, voglio acchiapparla. Ah, ok, perfetto. E allora mi sa che non devi manco tirare. Le acchiappi, volendo puoi anche rilanciarle a qualcuno se vuoi. L'acchiappi. Volendo puoi anche rilanciarle a qualcuno. Cioè, quando gli dico freccia brutta e cattiva, ne parte un'altra oppure ce n'è solo una? Dipende, non l'hai ridetto. Per il momento hai solo detto freccia brutta e cattiva, freccia brutta cattiva. E ho una... No, ho detto freccia brutta e cattiva alla prima A, alla prima E, ma arriva la prima. Giusto? Esatto, e il resto non sblocca niente, non partono frecce. E io ridico frecce brutte e cattiva. Non partono frecce. Guardo i miei compagni e dico... Freccia brutta e cattiva, dico io. Lo dici, Teo? Sì. Freccia, ok, freccia brutta e cattiva.
Parte una freccia, fammi un tiro da 20. Chiaro. Chiaro. Oh, allora vedi? Dai. 11 più dai. Destrezza. 3, sì. 14. Ok, esattamente come Sanak, ti parte, ti sfora un po' il gilet, ma non succede nulla. Io, Master, io provo dico freccia brutta e cattiva. Quando Rimori dice freccia brutta e cattiva, non succede niente. Esatto. E io dico freccia! E non succede niente. No, scusami, Manin, scusami, hai detto freccia e basta? Scusami, hai detto freccia e basta, certo. Giusto? Ti parte certo. Una freccia, tira il dado da 20. Ma come è possibile? Scusami! Eh sì. Sei un coglione, Manin! Ma no, però! E non succede, e non succede niente. Appunto. Io. Appunto. Scemo! Freccia è una parola! No, però aspetta. Tu quanto ci avevi, scusami, Rimori? 4? Io avevo 4 parole. Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Tra l'altro l'ho fatta partire io sta roba, sono un coglione. Adesso sono ritornato. Io dico la freccia. E non succede niente. Vaffanculo, scusate, avete ragione. Va bene, ok. Quando fate questo, a un certo punto sentite... A un certo punto sentite un rumore, appaiono le due figure incorporee, che sorridono e fanno beh, evidentemente siete intelligenti, allora diteci, oddio, che cosa volete? Che cosa volete? Vorremmo salvare Anna Falcone. Anna Falcone? E chi è Anna Falcone? Non la conosciamo noi Anna Falcone. Una nostra cara amica del magistrato. Per quando dice cosa hai detto, Manin? fammi un tiro da 20 su destrezza. Fammi un tiro da 20 su destrezza. Ah, è vero, no, la nipote, però. Sei un completo coglione. ho fatto 11. Hai fatto 11. Fammi un tiro da 4. Tira un dado da 4, perché questa ti prende. Questa ti prende. 1. Perfetto, vedete la freccia che colpisce Manin e lo prende di striscio, ma lo prende e ti fa un po' male. Quindi che volete? Chi è Anna? Con la nostra amica sta male e allora? Arriva Sanak. Abbiamo bisogno dell'artefatto per sconfiggere Vecna, presto è importante. Bravo, sei. Quando dice questa bravo cosa... sei. Io dico bravo sei. Se no, bravo sei. Sei. Se no, quando dice questa cosa, quando Sanak dice questa cosa, Gary e Dave si guardano, si sorridono e fanno: ma non è il gioco più bello del mondo. Lo è proprio. Tirano fuori questo foglio. Bravo, bravo Claudio, bravo Manin. Ma se io sto ridendo 5 volte alla volta, per non farmi. lo dichiaro adesso perché non voglio prendere. Grazie mille. Tirano fuori un pezzo di carta. Tirano fuori un pezzo di carta. Scrivono delle cose. E dicono: questa, vi diamo questo. E vi danno un fogliettino. Che purtroppo mi sono dimenticato di mandare a Chiara e adesso Chiara mi odierà, quindi Chiara te lo sto mandando su WhatsApp. Perdonami, diamole un attimo di tempo. Ok, quindi prende un pezzettino di carta, prende questo pezzettino di carta, scrive una roba e ve lo fornisce. A chi avanza per prenderlo? Rimori, perfetto. Quando Rimori arriva, Dave prende questo pezzettino di carta e aspettiamo che Chiara ce lo dia. Cioè, vai Chiara. Scusate, io sto per morire.
Ci sei, Chiara? Penserò tutta sera a Claudio. E ti dà questo foglietto con scritte queste cose. Ah, ok, c'è Silvio dentro, perfetto. Ok. Allora, dobbiamo portarlo a meno 50 punti ferita e poi facciamo la campana all'esilio. Il problema è portarlo a meno 50 punti ferita, però beh, capiamo. E a questo punto lui fa: ma volete, volete che cambiamo qualche altra regola? Diteci, tanto siamo qua, siamo i creatori. Sì, fateci certo. Poter parlare con più di quattro parole a testa o chi per essere. Avete ragione, scusate, era così divertente. Battono le mani due volte, sparisce tutta la stanza attorno a voi e ritornate all'interno del dungeon lucchese e loro fanno. Comunque, Gary fa a Dave, vedi che questo enigma funzionava, era divertente, dovevamo metterlo nella prima avventura. E Dave, no, perché non ha un obiettivo vero, stanno lì solo a ridere e a scherzare, ma mancava un obiettivo. Stai sempre a lamentarti, uffa, e continuano a allora, battibeccare. Sanak era molto divertente. Potete, per favore... aggiungete uno zero accanto al 50. Della campana? Sì. Dei punti ferita. Dei punti ferita o della campana? Dei punti ferita. Il limite dei punti ferita per non tirare quella cosa. Abbiamo il foglio. Volete che... Beh, ma se metto 500 lì... Non è divertente. Fammi un tiro su persuasione. Ma è divertente in che senso? Adesso ti tiro una sberla. Sì, come? Dimmi. Oh, mamma mia, io gli casto caratteristica potenziata, anche se non servirà molto, però sei veramente carismatico, c'hai vantaggio, sei un'aquila. Vai, bro. Vai col vantaggio. Bombe. Allora, io ho fatto 17 di dado, Quindi perfetto. Di carisma però ho... più 1, 18, no. Ah, vantaggio, potrei tiro due volte, ma non farò 17 due volte, sì. Ragazzi. Vabbè, dovresti, ma tanto va bene. Farei 20 prendi. Naturali, ovviamente. Ho fatto 1. Va bene, comunque c'hai vantaggio. Sì, c'hai vantaggio. Quindi lui fa, va bene, non so che cosa troviate di divertente in questo incantesimo così sgravato, ma va bene. Prende il foglio, se lo riprende da Rimori e aggiunge uno 0. Quindi adesso quell'incantesimo c'ha 500 punti ferita e ve lo ridà. Va bene, serve altro? Volete qualcosa? Sbrombo, vuoi volare? Sì! Ole! Posso? Allora, in realtà vorrei volare e vorrei poter far volare delle altre persone. E soprattutto... addirittura! Possibile. E Gary fa, ma vedete ragazzi, la bellezza di questo gioco è trovare il giusto grado di sfida per i giocatori. Se voi foste tutti immortali e tutti indistruttibili, non sarebbe più divertente. Quindi se io faccio volare tutti, poi non è più divertente. Va bene, anzi, facciamo così. Sbrombo, tu voli. E Gary sbatte le mani e tu ti rendi conto che puoi volare. Però questo ti costerà qualcosa. Batte le mani e diventi piccolo così, di 10 centimetri. Oh, mi sento cavolo. Identico a prima, va benissimo. No, adesso sei proprio piccolo di 10 centimetri. Esatto, brava Chiara. Va benissimo così. Che regia, signori, che regia. Io dico, vorrei solo una cosa. Quando sarà il momento, quando sarà lo scontro con Vecna, vorrei che il luogo fosse cosparso di zucchero a terra. Ma perché? E lui fa perché? Perché nello zucchero io trovo una determinazione, una potenza che non trovo in nient'altro. Lo zucchero per me è vita. Va bene, ma questa è l'ultima cosa che facciamo. E se lo segnano qua nello scontro finale con Vecna, zucchero su tutta la sala. Se lo segnano con foglietto. E va bene, sia. Sta venendo fuori un'avventura piuttosto bizzarra, ma non è neanche la più bizzarra che abbiamo scritto, vero Dave? E Dave fa, beh, quelle che hai scritto tu non si potevano leggere ancora, e ricominciano a bisticciare. Beh, signori, Gary, l'ultima cosa, ma Vecna si paleserà, noi dobbiamo cercare da qualche parte, perché questo scontro finale, sa, dobbiamo divertire il vostro pubblico, no? Come ci ha detto lei. Dove lo troveremo? Quando? Dove? Questa è una buona domanda, ma voi sapete perché Vecna è venuto qui? Per cambiare le regole, per stare qui, per vincere in questa dimensione. Per impossessarsi in questa dimensione. Cambiare le regole, avete detto?
È una brutta notizia questa, perché c'è un solo modo che io sappia per distruggere il gioco, distruggere tutti i master. Se non ci sono più master, non c'è più Dungeons and Dragons, quindi forse ecco chi sta Tecne controllando allora per uccidere i master. Beh, sarebbe una terribile notizia, perché Dave fa beh, però magari dei giocatori potrebbero diventare master. E Gary fa, sì, ma sai che questo succede troppo poco, dovrebbe succedere molto più spesso. È vero, fa Dave. E Gary fa, beh, però se distruggesse tutti i master sarebbe un grosso guaio. E Dave fa, cosa avrebbe fatto Brian scrivendo Vecna per fargli distruggere tutti i master? Beh, conoscendo Brian, probabilmente una cosa plateale. Se ci fosse una partita con tutto il pubblico, probabilmente Vecna apparirebbe lì e distruggerebbe e ucciderebbe il master. Gode Vecna essere teatrale. Eh sì, Brian è sempre stato così. Beh, signori, adesso credo che abbiate le informazioni che vi servono. Ma voi tutto bene? Cioè, nel senso, tutta questa cosa non vi preoccupa neanche un pochino? In fondo è il vostro gioco che rischia di essere rovinato. Ci preoccupa molto, ma noi siamo già morti. Cosa diavolo possiamo fare? Potremmo cambiare le regole. Potremmo cambiare le regole e distruggere Vecna, ma chi ci parla poi con Brian? Ve l'ho detto, le cose facili in questo gioco non sono divertenti. Come lo riconosciamo, Brian? No, non possiamo parlare adesso, con quante parole adesso vogliamo, potete parlare. Sì, no, lo so. Era una gag per chiudere il cerchio. Brian, chi? Stiamo parlando di Brian Bloom, il creatore di Vecna, uno dei nostri soci, di quando abbiamo fondato tutto questo. E quindi Brian adesso è Vecna? Brian è il creatore di Vecna. Guardo Manin, mi tiro fuori dalla mia casacca un po' di zucchero, glielo do, dico Manin, aspirati questo un attimo che ti vedo. Lo aspiro, ti guardo e faccio... È tutto chiaro, ho capito benissimo. Madonna, istantaneo. Beh, signori, possiamo andare su a vedere questo dungeon che ci hanno dedicato, per favore, o dobbiamo ancora stare qui a parlare? È tutto chiaro, speriamo di non morire. Come riconosceremo Brian come fatto? Così, all'ultimo, così se lo riconosciamo. No, come riconosciamo un master più che altro. Brian noi non lo vedremo. Al massimo come individuiamo tutti i master. Giusto. Allora, magari arrivava lui e potevamo convincerlo. Dammi un po' di zucchero, Rimarino. Esatto, do un po' di zucchero a Tio. E comunque sono già le 7:30 in quel di Luca. Ti vai stanco? Esatto. Brian se n'è andato pochi anni fa e non credo che abbia alcun interesse a scendere giù, visto che a lui non hanno dedicato alcun dungeon. Mentre per riconoscere i master è facile, in genere sono quelli che stanno lì e che dicono agli altri giocatori cosa devono e cosa non devono fare. Sono i loro aguzzini, sono i loro padroni. Esatto. A questo evento finale ce ne sarà al massimo uno, non è che si giocheranno tante partite a quanto abbiamo capito, no? Beh, ma Vecna ama essere teatrale e quindi probabilmente andrà ad uccidere uno storico, uno importante, non certo uno che conta poco. E invece? Dice questo piccolo topo. E a un certo punto Gary fa, beh, per esempio qui in Italia voi avete, come si chiama quel master che sa tutto di Dungeons and Dragons e che è una specie di enciclopedia vivente e che a ogni convention in America spunta sempre. È italiano, mi pare. E Dave fa, ma stai parlando di Zoltar? E Gary fa, sì, Zoltar. Ecco, se fossi in Vecna sarei così teatrale da eliminare Zoltar. Come è fatto questo Zoltar? Ha delle corna, una coda? Come è fatto? Ma no, non credo. È un essere umano come me, come Gary, come Dave. Che noia. Mi dispiace. Ma che fantasia almeno?
cioè, come, insomma, va bene, le vostre fattezze brutte, tra l'altro, se posso permettere, ma dove, cioè, come, più o meno, come fatto per individuarlo, se lo troviamo? Ma sono tanti anni che non lo vedo, però me lo ricordo alto, longilineo, un po' introverso, ma al tavolo da gioco diventa un master di tutto rispetto. Vabbè, signori, però la state facendo un po' lunga, io ora vi devo, vi dobbiamo proprio salutare. Grazie. Possiamo della andare vostra... a vedere l'inaugurazione del dungeon? Ma ci mancherebbe, godetevela. Certo. Grazie mille dell'aiuto e ci rivediamo dall'altra parte se dovesse andare male. Comunque siete ottima compagnia, perciò. Grazie mille e vedete queste due anime che escono dal dungeon, vi salutano e spariscono e voi siete ancora dentro al dungeon, sotto al baluardo San Paolino. Sbrombo, tu sei ancora piccolo così, però voli. È una specie di zanzara. Sono felice. Una pixie. Una sono bellissima pixie. Ovviamente sai bene che il tuo pugnale è così. Oh, non no. Fa niente. Certo. Adesso posso ferire in modo molto più plateale, sì, se vuoi. Sì, sì. Nell'orgoglio. Io guardo gli altri e dico... C'è poco tempo, dobbiamo correre all'Auditorium San Francesco perché si è fatta una certa... Sì, dobbiamo andare subito. Hai ragione, Rimori. E grazie di averci aiutato a risolvere questo complicatissimo mare di informazioni. Siamo pronti? Basterà solo suonare la campana? Io non credo sarà così facile, ragazzi. Sembra tutto troppo semplice così. Beh, anche perché in realtà quello che ha detto, quello che hanno detto i due signori è che quando noi abbiamo detto che Vecna vuole cambiare le regole, in realtà loro erano preoccupati come se Brian potesse farlo e quindi Vecna potesse farlo. E quindi, come l'abbiamo fatto noi, potrebbe farlo anche Vecna. Cioè, giocheremo alla stessa, secondo me, ad armi pari, se non a svantaggio nostro. Chiaro, perché nessuno di noi può cambiare le regole all'attivo. Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, sì. E ora Sbrombo è piccolo. Esatto. Non mi sembra niente di negativo. No, anzi è... voi sentite... Non mi sembra niente di negativo! Più o meno, la mia voce è rimasta profonda come prima. Io parlo con questa voce, anche solo piccolo così. Sapevamo che sarebbe finita così per Sbrombo, non è neanche la prima volta. Quindi che ragazzi, vuole... che cosa fate? Quindi... Però dobbiamo avere una strategia. Una volta arrivati lì, una volta osservata la situazione, la cosa buona è che noi, pur sbagliando, siamo già stati in quel luogo e quindi Master, in qualche modo, noi adesso si tratta di strategia di attacco e essere pronti, quindi sappiamo più o meno come funziona quel luogo, no? Quindi dobbiamo studiare insieme una strategia per essere pronti e per scagliare un attacco, per rendere sorpreso Vecna, magari mischiarci nel pubblico e essere pronti ognuno in una posizione strategica per affrontare Vecna al momento giusto. Anche Master. Se sì. Oppure no, no. Ho sentito, però state riscoprendo il piano no, voi. No, no, io non so chiaro, che, c'è ragione. Io stavolta ho sentito, ma non è che vi posso dire sì, bella idea. No, fatto, chiaro. Faceva ridere la gimmick, la cosa che possiamo fare noi, amici giocatori, qua vado un po' in meta, è parlarne ma senza dirlo al master e prepararci qualcosa noi in segreto. Sì. Una cosa che non condivideremo con nessuno e vediamo. Vamo via! Bombo deve essere davvero piccolo, se no tutto questo non avrà avuto nessun senso, quindi devi trovare un modo per essere davvero piccolo. Allora sì, Bombo, sì. Cioè, avrebbe anche senso. Ok, entro settimana prossima devi essere piccolissimo. Una pergamena di dissolvere magia e fargli fare Ant-Man con Thanos. È fatta. Vecna non ha bisogno di essere esiliato. Vediamo se è immortale, Brian. Vediamo se è immortale. Si sbromba dentro Sbrombo. Che succede? Si sbromba dentro Vecna. Si sbromba dentro Vecna. Quindi deduco che parlerete del piano lontano dalle mie orecchie e io sono contento di questo, sì. Però voglio sapere che fate adesso. Adesso camminiamo a rallentatore verso la meta finale. In slow motion. Parla per te. Ok, perfetto. È vero, ma lui vola a rallentatore.
scusa, perché Teo, ti sei trasformato rimori. Il logo di VD video dentro come a... il logo di VD, esatto, sì. È vero. Se non tocca quando prende l'angolo, la live non può più. Esatto. Quando, oh, quando prende l'angolo dobbiamo fare la sì! Allora, quello che succede live, è cazzo. Che vi incamminate verso l'auditorium a San Francesco, sentite delle voci di gente che dice: oh, sta iniziando la partita, dai, dai, cacchio, sta iniziando la partita, sbrighiamoci, ma figurati, non entreremo mai, c'è la fila. No, no, ma fanno entrare. Arrivate all'auditorium San Francesco, aprite le porte e davanti a voi vedete tantissima gente seduta e un tavolo di fronte con 5 persone. Sul primo cartellino c'è scritto Cammy Oak, sul secondo c'è scritto Claudio Di Biagio, sul terzo c'è scritto Barba Scura X, sul quarto c'è scritto Cichibe, sul quarto c'è scritto Mike, e qui finisce la sessione di stasera. No, comunque l'hanno presa bene dall'auditorium San Francesco. Mamma mia, ragazzi, li meniamo come figli di puttana, che voglio stare sul palco al posto nostro. Io voglio veramente una rissa con Vecna, il master, i giocatori, il pubblico, la chiesa e i santi. Tra l'altro tutti con delle armi che al massimo fanno 3 danni. Beh sì, siamo... assolutamente sì. Coraggiosissimi con uno di 10 centimetri. Io che il mio incantesimo più potente fa un D4. Tu che sei impappinato marcio di zucchero, quell'altro che c'è la tua bagnata ed è lì che se la sta stirando. Ragazzi, io non suono. Vi preoccupate, ho ancora la pergamena a parlare con gli animali. Non vi preoccupate. Ah, ah, vabbè, ma allora, ma scusami. Ma allora cambia. Attenzione. Tutto. Allora cambia tutto. Quindi, quindi signori. Deviare proiettili. Quindi signori, quello che succederà è che giovedì prossimo, quando auspicabilmente saremo tutti a Lucca, ricominceremo da qui. Voi sarete seduti al tavolo da gioco e controllerete i personaggi che stanno entrando all'auditorium San Francesco, e chissà se dovrete interagire con i vostri personaggi in quanto giocatori, certo, di quei personaggi. Certo, io vedo l'ora. Sì, sì. Se me li trovo davanti, cosa... lo bacio il mio. Te lo dico. Chissà che cosa succederà. Vi ricordo che la sessione sarà live, ma non sarà a prenotazione. Vi dovete mettere in coda e aspettare per entrare. Non sapremo, sarebbe molto bello se ci fossero 5 cosplay dei vostri personaggi seduti, ma temo che sia, lo bacio, che sia un po', temo che sia un po' tardi da fare, un po' difficile da fare. Però... ma si può mettere qualcuno davanti a spippolare con le chiavi, come abbiamo detto la volta scorsa, e non li fa entrare perché non si apre, tipo? ma posso dire, speriamo di no, poveri. Peraltro faccio una piccola premessa. Quando voi siete andati all'Auditorium San Francesco prima, in anticipo, avete visto i ragazzi di Intel, perché effettivamente prima di noi c'è il panel dei ragazzi di Intel, quindi questo per dire che programma la mano. Uccideremo anche loro, purtroppo l'avete trovato là. Chiara, ti chiedo di far tornare Sbrombo a Dimensioni Umane per i saluti, e poi ci ricorderemo questa cosa. C'è un cellulare che sta impazzendo, ma non so di... Credo che fosse Sbrombo. Stavo volando in giro. Ok, allora ragazzi, grazie mille. Io scusate, ogni tanto un po' rincoglionito, ma c'ho un po' di febbre. Speriamo per martedì di stare non bene. Non ti preoccupare, grazie. È stato bellissimo, veramente. È incredibile, questo meta mi fa impazzire, ma poi abbiamo riso. Secondo me abbiamo anche bondato contando le parole che ci uscivano dalla bocca. Secondo me è stato un momento altissimo. Io ti giuro, ho amato questa cosa. Grazie mille per aver giocato. E ci riaggiorniamo quindi per giovedì prossimo. E grazie a tutti voi per averci seguito. E non so cosa. Ah, sì, devo ringraziare delle persone. Aspetta, che vedi, sono rincoglionito. Ovviamente adesso ho perso il foglio. Un attimo. Anzi, buona notte a tutti, quindi arrivano 2 frecce di buonanotte. Sì, ecco, adesso faremo la buonanotte con il numero di parole limitato per ciascuno di voi, quindi preparatevele. Intanto io ringrazio Luigi Gonnella, che scusate, e Simone Biontini, che hanno curato
la grafica e le illustrazioni di questo evento. Ringrazio anche Zoltar, che è stato nominato e che sarà il 31 con noi perché sta tornando dagli Stati Uniti, e ringrazio anche Emanuele Vietina, guest star in questa sessione e che sarà presente, spero, nella sessione. Ringrazio anche Vecna, che sarà presente nella sessione. Grazie mille Cami, grazie Claudio, grazie Sanac, grazie Teo, grazie Sbrombo. Lascio a voi a giro a dare la buonanotte agli ascoltatori con le parole limitate. Prego, ultimo Sbrombo, quindi Rimori, Manin, Sanac, Teo e Sbrombo. Buonanotte a tutti. Manin. Avete sonno. Perfetto. Sanac. Buon riposo. Breve, difficile. Buon riposo, cari amici del roleplay. Spero sogniate dadi critici. Bello, bellissimo. Vai, Teo. Ci vediamo a Lucca, belli. Ottimo, vai, Sbrombo. Ciao. Buonanotte a tutti. Ci vediamo a Lucca. Ciao. Ciao. Ciao.